Amici di MMO.it, benvenuti in questa nuova puntata del salotto virtuale degli MMO. Insieme a me, come sempre, il buon Plinius, qui a destra. Benvenuto, caro Plinius, e benvenuti ai nostri Eccolo, utenti. eccolo il buon Plinius. Uè, buonasera ragazzi, benvenuti a un nuovo salotto virtuale degli MMO, la prima puntata del 2021. Quindi si comincia col botto anche il nuovo anno e noi siamo qui caldi, pronti e carichi per una puntata delle grandi occasioni per discutere insieme a voi delle principali novità in termini videoludici e massivi. Stavo guardando che ho ormai dei capelli completamente fuori controllo, però ho deciso di farli crescere ancora un po'. Poi se mi gira li taglio, vediamo anche. Bravo, beh, ma anch'io stavo giusto guardando pochi giorni fa quando è che sono andato al parrucchiere e quando devo tornarci, ma ci torno il prossimo mese. Ma sì, ma secondo me è un po' il capello lungo ultimamente va. Ragazzi, benvenuti intanto Fleshino, BD Silma, Sputtertag, Elo, Rashi01, Baxen che tra l'altro dice una cosa bellissima che ha recuperato i precedenti salotti, grazie a Plinius per aver girato il mio commento su Overwatch a Leonardo Gaio, che salutiamo tra l'altro, grande Leonardo. Grande. Grande Baxen, buonasera Silma, Sputter, Tagashi, Elor, Fleshino, benvenuti, benvenuti, mettetevi comodi, intanto dico ad Askzor che è sfocato. Sì, Ah, ok, infatti adesso. ho risolto, ho risolto. Bravissimo. Bene, allora ragazzi, qua siamo nell'anno nuovo. Io voglio fare un cappello introduttivo, se Plinius me lo concedi, molto breve. È un cappello introduttivo che in realtà parte da quello che concludevamo lo scorso anno, quindi con l'ultimo salotto degli MMO a fine dicembre. Dicevamo in generale, eravamo un po' in dubbio su cosa rispondere quando un nostro utente ci aveva chiesto quali fossero, diciamo, gli MMO che noi preferivamo o quelli più attesi che sarebbero dovuti uscire nell'imminenza, no? E tu, sia io che te, comunque eravamo un po' appunto così titubanti sul dare una risposta precisa, perché effettivamente il 2020 è stato un anno che di certo non lascerà il segno, ecco, per molti Anno di aspetti, rinvii. ma neppure, sì, lo lascerà per i motivi sbagliati, ecco, diciamo. È stato un anno di rinvii causa pandemia. Però certamente, ecco, il mondo degli MMO non ha visto nel 2020 niente di particolare, ecco, questo possiamo dirlo all in all, no? Se vogliamo fare un computo generale. Giusto, Sì. oggi leggevo su Reddit che c'erano un po' di persone, insomma, soliti thread belli trafficati, di gente che diceva, sì, però speriamo che il 2021, no, sia meglio. Porti con sé qualche novità, eccetera. E la cosa che a me stupiva è che sì, c'erano degli ottimisti, ma perché? Perché dicevano: ah, beh, tra un po' esce New World, tra un po' esce, poi chissà come sarà Crimson Desert. Cioè, stiamo parlando dei prodotti AAA, snocciolati e conosciuti da tutti, ma voglio dire, il primo sappiamo quali sono gli scetticismi, il secondo non si sa praticamente niente, voglio dire. È proprio una cultura dell'hype caino essere ottimisti per il 2021 perché c'è New World e Crimson Desert, no? Questo a me ha fatto pensare sta roba qua. Laddove invece, come vedremo in questa sede, e tu ne parlerai sono sicuro lungamente, ci sono dei progetti interessanti. Adesso noi volevamo parlare di Book of Travels, ma abbiamo visto anche Fractured, no? L'MMO italiano che comunque continuerà il suo sviluppo pur non uscendo probabilmente definitivamente nel 2011, ma un po' più avanti. Adesso questo annuncio di Titan Quest, cioè bisogna allargare i propri orizzonti, questo è un po' il succo della questione, no? Io di leggere di gente che mi dice speriamo nel 2021 perché c'è New World, capito? Mi viene un po' male. Detto questo, bom. Certo, quindi Askezor è subito partito, un Askezor polemico stasera. Ecco, sì, si inizia l'anno con ottimismo, dice Arimans. Ma Esatto. va bene, però basta che non mi si venga a dire, non vedo l'ora che il 2021 sia meglio del 2020 perché esce New World. Cioè, ragazzi, oh. Allora, io ti dico che sicuramente sarà un anno migliore, molto probabilmente sarà un anno migliore del 2020 in termini non solo reali di real life, ma anche di MMO, perché sostanzialmente tutti i giochi che hanno previsti o le cui beta hanno previste per il 2020 sono stati rinviati per i motivi che conosciamo tutti molto bene. E infatti la classifica che avevamo fatto l'anno scorso degli MMO più attesi del 2020 oltre, che la riguardavo qualche giorno fa, e praticamente nessuno di quegli MMO è uscito perché sono stati tutti rinviati, quindi quest'anno dovrebbe comunque essere un anno molto pieno e molto interessante. Poi ovviamente non parliamo di robe clamorose tipo 20 AAA che escono tutti assieme,
Però secondo me a livello di MMO è in questo momento di fermento. Poi c'è il solito discorso, per rispondere anche a BD Silma che ho visto che è scritto in chat, è un discorso che abbiamo già fatto molte volte. A mio parere è in crisi il mercato degli MMORPG, cioè quelli intesi in senso classico, vecchio stile, alla WoW, alla EverQuest. Però non è minimamente in crisi il mercato degli MMO, e lo dimostra la quantità sempre maggiore di titoli che vengono annunciati e poi pubblicati e che arrivano sul mercato con delle formule comunque multiplayer online, da Sea of Thieves, The Division, Anthem, Fallout 76. Poi ovviamente possono andare bene, possono andare male, e lì si apre tutto il discorso enorme dei game as a service che abbiamo già affrontato diverse volte in passato, però di fatto quei game as a service sono tutti MMO, per cui direi che a livello di popolarità gli MMO non sono mai stati così popolari, diciamo. Assolutamente. No, senz'altro. Chat Senz'altro. caldissima stasera, grandi ragazzi. E a proposito di questo, è anche curioso come più volte ci siamo ritrovati a dire che determinati titoli per noi erano MMO, o comunque di fatto lo erano, laddove invece gli sviluppatori stessi erano un po' reticenti nel dire questo gioco è un MMO, è un multiplayer, si trovavano Ma generi ibridi, no? Un po' così. per rispondere a BD Silma, i GaaS sono MMO nel 90% dei casi, nel senso che alla fine noi lo diciamo sempre, gli MMO sono stati proprio i precursori dei GaaS, perché GaaS è un termine che a me non piace, lo trovo anche un po' ridicolo, questo GaaS che Più si che altro è finiscono anche un tutti. termine un po' sbagliato, se proprio vogliamo vederne l'etimologia, no? Come Sì, avevo già detto. esatto. Però per concludere, cioè, i primi game as a service sono stati gli MMO, quando ancora il termine di game as a service non esisteva, perché negli anni 90, Ultima Online, EverQuest, i primi giochi ad abbonamento che venivano supportati e aggiornati continuamente dagli sviluppatori nel corso del tempo, quelli sono stati i primi game as a service, per cui c'è un po' una vicinanza semantica tra i termini MMO e Game as a Service. No, Poi certo. ovviamente esistono MMO belli ed esistono MMO brutti, esistono Game as a Service belli ed esistono Game as a Service Pochi, brutti. un po' di più, purtroppo. Sì, sicuramente. Eh sì. No, ma è vero. Ma infatti, no, ma è una questione di terminologia, adesso non stiamo anche a entrare. Beh, io sono d'accordo con te, neanche a me piace il termine game as a service, a me non solo piace perché... cioè non solo non mi piace perché lo trovo un modo per mascherare evidenti mancanze del prodotto perché ormai è diventato uno specchietto per l'allodole, ma non mi piace neanche perché c'è appunto una incomprensione etimologica importante, per cui in realtà il software as a service è un'altra cosa. Poi hanno preso questa locuzione e l'hanno portata nei game as a service dicendo questo è il modo con cui come dire, mettiamo il marchio che noi questo gioco lo aggiorneremo, però in realtà non vuol dire quello alla base, è un altro discorso. Sì, Per no, è cui vero. ha a E che tra fare con la l'altro. fruizione, con la trasformazione del bene in servizio, tutte cose che piacciono a me, adesso non entro nel dettaglio, però è proprio un po' sbagliato, ecco, Sì, è così. etimologicamente incorretto. Sì, è una questione di marketing, quello sicuramente. Tra l'altro aggiungo anche, ricordiamo sempre che Game as a Service non definisce il genere di gioco, perché il genere Certo. è, ad esempio, Qui, action grandissimo Erebo RPG. che si è abbonato, ci fa anche buon anno a te, Erebo, scusami, grandissimo Erebo. Grandissimo, vero massivo, buonasera anche a Danny Blanco e Jacopo, grandi, e Grandi Royal raga. J, e Warfly 93 e The Red, grandi, Grandissimi che ragazzi. pallina, quanti. No, dicevo, ricordiamo che Game as a Service non è la definizione di un genere, perché i generi, in termini videoludici, con genere si intende, ad esempio, action RPG, first person shooter, racing game. E quindi Game as a Service è una tipologia, quasi una mentalità, una tipologia di aggiornare il modo in cui viene aggiornato un gioco, quindi è più una questione strategica commerciale che non di genere ludico. Comunque, chiaro. No, è giusto, Buonasera anche a assolutamente. Hypercube, bella. Senti, allora, io inizierei col botto, sei d'accordo? Iniziamo col botto, ma dipende cosa si intende col Beh, il botto, perché botto, zio, quale può essere per noi il botto in questi momenti? È l'annuncio più atteso di tutti i tempi. Ecco, qua sì che c'è hype. sì, che non è un Ragazzi. annuncio, però sicuramente è un tease.
Allora, Titan Quest 2 potrebbe essere in sviluppo. Voi sapete noi quanto amiamo Titan Quest per varie ragioni, è di sicuro prima di Path of Exile il miglior clone di Diablo di sempre. Ancora oggi è un gioco che si mantiene molto bene. Abbiamo fatto un lungo. Ah, poi rispondiamo tra l'altro, sì, giusto perché chi era? Aveva scritto Baxen, una domanda interessante. In generale, ragazzi, scusateci se noi iniziamo così, poi rispondiamo alle vostre domande, anche se sono lunghe, non abbiate timore a porle, ci arriviamo dopo. Sì, sicuramente nella seconda parte rispondiamo più alle domande, E certo. allora, a noi è piaciuto tanto, no? Questo Titan Quest, c'è anche tutto un nostro lungo streaming, praticamente di fatto è un gameplay completo fino alla fine di Titan Quest base, per cui se voi lo volete vedere in azione potete trovare gli streaming sul nostro canale YouTube e vi godete Titan Quest, che secondo me è veramente un bel gioco. Poi aveva No, questa cosa che a me ha fatto impazzire dell'healing, che io ci tengo a sottolineare, che trovo veramente ben fatta. aggiungo, permettimi di aggiungere che il secondo streaming che avevamo fatto è dedicato anche ad Immortal Throne, quindi avevamo fatto uno streaming del gioco base e uno dell'espansione. Esatto, bravissimo. Time is money, Ehi, Franco. attenzione. Siamo. Ah, Elor. Elcor, grandissimo, grande Elcor. Ho sentito la Non Elor, notifica. Elor 2K21. Elor, scusami, Elor 2K, ho letto al volo, Grande, vero perdonami. massivo postumano, grandi ragazzi. Eh sì, è vero, se esce Titan Quest 2 devono farci sponsor ufficiale, bravo Morgotto, come dovevano farlo anche di Guild Wars, ma infatti c'è il meme, ricordate ragazzi che su MMO.it in ogni streaming citiamo sempre Guild Wars 1 e Titan Quest. Esatto, Madonna. Però È vero. adesso lo citiamo per una ragione anche, come dire, che può avere un valore commerciale, per cui venite qua, Handy Games, ex Iron Lore, THQ Nordic, venite qua che ve lo sponsorizzo io, Titan Quest 2. E sono anche Molto volentieri. contento di farlo se il gioco sarà bello, ovviamente. Allora, cosa No, no, sappiamo? no, 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 anche se il gioco è brutto, Ah, ok, no, permettimi. benissimo, hai ragione, giusto, giusto. No, beh, però sono ancora più contento se il gioco è bello, ovviamente. Vabbè. Sì, tutto, tutto, va benissimo tutto. Riempiteci di soldi. Quello che volete. Allora, E qual è il donate per discorso? vedere Askez giocare a Cyberpunk, No, aggiungerei. ecco, questo se potete anche no. Abbonatevi piuttosto. Mancano solo 5 euro. Allora, cosa si sa di Titan Quest 2? Molto poco in realtà, però come faceva giustamente notare Plinius, questa immagine di fatto, che poi è ciò da cui è nato tutto, che è stata pubblicata sul Twitter di Handy Games, che hanno la licenza Titan Quest, è formata da due, un uomo e una donna, in armatura antica, diciamo anticheggiante, con chiari richiami romani. Cioè qua c'è un po' un misto, perché è un mezzo tra un romano e un oplite, però comunque è chiaramente, no, un'ambientazione classica, classicheggiante. E poi vedi chi sta sconfiggendo, chi sta È un trafiggendo. satiro tipo lì, certo, ma no, no, ma è chiaro. Sono esattamente i nemici che combatti nel primo atto di Titan Quest. Certo, c'è Cerbero da una parte, l'Idra dall'altra, il satiro in basso, cioè chiaramente, chiaramente Titan Quest, no, ovvio. Volete un altro indizio? Apri la nostra news, Sì, no? ci Titan Quest siamo. 2. E clicca sul link la copertina della versione Nintendo Switch. Questa è la Ah, copertina di certo. Titan Quest 1. Chiaro, è E c'è un chiaro. solo eroe. Qua invece ce ne sono due, per cui Titan Quest 2. È Esatto, chiaro, diciamo no? È che. la stessa immagine, solo fatta meglio. Esatto, sì, per rispondere a Billy Silma è di THQ, il brand è stato acquisito da THQ Nordic, perché in realtà THQ non sarebbe corretto perché THQ è fallita a seguito del fallimento del progetto Eudraw un bel po' di anni fa, e per cui è andata in bancarotta, però per fortuna è sopravvissuta THQ Nordic, la quale ha acquisito vari franchise, tra cui quello di Titan Quest, quello di Kingdoms of Amalur, di cui infatti ha pubblicato l'edizione remaster l'anno scorso, fine 2020, e anche il franchise di Gothic, di cui sappiamo essere in sviluppo remake, Gothic Remake. Quindi comunque THQ Nordic in questo momento è un publisher che detiene molti franchise amati del passato, e soprattutto franchise legati al PC gaming, infatti è molto interessante e pare che adesso se ne stia occupando di questo gioco in particolare. Ancora da annunciare, se ne stia occupando Handy Games, che è una sussidiaria, quindi un eventuale Titan Quest 2 sarebbe sviluppato da Handy Games e pubblicato da THQ Nordic. Ecco, la Esatto. situazione a livello di IP, questa è la situazione.
È molto interessante. Poi, diciamo, ci sono anche alcune cose su cui essere un po' più cauti. Qualcuno ipotizzava che fosse un gioco l'edizione mobile, cioè qualcuno dice: ah, ragazzi, non esaltatevi perché magari è semplicemente la versione mobile di Titan Quest, ma io mi sono informato ed è già uscito su mobile Titan Quest, quindi questa in realtà è una notizia che No, ma ci dà ci fa fare un sospiro di sollievo, no? no, vabbè, ma allora, nel senso, stiamo lavorando a qualcosa di leggendario, indovina cosa, mega artwork, due personaggi così, cioè, se era Titan Quest Mobile era da mettergli le bombe. No, guarda, il rischio c'è, ci sono tanti studi che hypano, che pompano l'hype e poi magari si scopre che è semplicemente una roba mobile. Mi solleva, oddio, si può dire mi solleva, Mi mi dà fa tirare un sollievo. sospiro, sì, mi dà sollievo sapere che Titan Quest Mobile è già uscito nel 2018, quindi è per forza qualcosa di completamente nuovo. E anche quel Something Legendary, qualcosa di leggendario. E tra l'altro c'è anche un altro indizio perché io sono andato a spulciare un po' di commenti sui social network e sostanzialmente gli sviluppatori hanno pubblicato quel tweet che tu hai fatto vedere, no? Quindi non hanno detto Titan Quest 2, hanno detto stiamo lavorando su qualcosa di leggendario, ma nei commenti ovviamente le speculazioni sono partite a bomba, no? E quindi c'erano un sacco di utenti che scrivono nuovo Titan Quest 2, Titan Quest Confirmed, e a questi commenti Andy, il profilo ufficiale di Andy Games ha risposto col cuoricino a tutti quanti, Ah, capito? beh, ma sì, ma no, ma è chiaro, ragazzi. Confirmed. Speriamo non facciano una baccata. Esatto. Perché poi è bello essere hypati per una volta, lo sono anch'io. Attenzione, ABQ Classic, si è abbonato con Prime per 3 mesi, grande. Grande, vero massivo Vero postumato. massivo. E il discorso è, poi da qua a fare la cagata, cioè dietro l'angolo, inizia a semplificare due feature, inizia a togliere un po' di combo che potevi fare con le classi di Titan Quest che comunque erano abbastanza interessanti, no? Inizi a semplificarla, a dire, ah, però adesso dobbiamo dargli l'endgame e quindi dobbiamo renderlo grindoso perché la gente Vabbè, deve farsi l'equip. E un po' di allora. endgame è una cosa No, ma positiva. certo, però deve essere ben connaturato al gioco, non deve, cioè, altrimenti poi snaturi quello che era la parte bella di Titan Quest, che è anche proprio la storia nell'esperienza del leveling, che è fatta molto bene e noi l'abbiamo apprezzata dai livelli bassi ai livelli alti. Quindi questo era un punto Assolutamente. di forza del gioco originale, così come era un punto di forza in Diablo 2. Pensa che mi parlava un mio amico che adesso ha ripreso Diablo 2, no? Conosci anche tu, Paride. Lui sta Certo. giocando, ovviamente gli ho consigliati, abbiamo un po' tutti consigliato Negromante Minion Master, no? C'è la Bellissimo. mod, E l'ha boh, si sta messa la divertendo. mod. No, non l'ha messa, no, no, gioca al vanilla. Comunque si Ah. sta divertendo come un matto, ma è divertente proprio la fase di leveling, la campagna, chiamiamola così. Quindi Sì, è un attenzione capolavoro. a basare questi giochi soltanto sull'endgame, come spesso oggi si suole fare, perché poi escono delle porcate. L'endgame ovviamente ci deve essere perché oggi è irrinunciabile, però io dico solo attenzione, perché la porcata è dietro l'angolo. Sì, tra l'altro il gameplay che stai facendo vedere è quello del nostro primo vero Sì, streaming di Titan Quest, per pensavo di curiosità. me li giuglo uno e due adesso. Sì, è quello in cui facevi Lila, e tra l'altro Titan Quest è uno dei migliori action RPG hack and slash nel permettere l'healing, no? Come un vero MMO quasi. Cioè, capisci? Quella roba lì oggi io ho paura che non te la mettano, perché chi cazzo lo fa l'healer? Eppure c'era, aveva un senso in un Party da 4, poi era fantastico. Io mi sono divertito come un Bellissimo. matto a giocare a No, Titan Quest, dai. anch'io a far danno, assolutamente. Sì, giustamente BD Silma ci ricorda che Grim Dawn è fatto dagli stessi Certo. sviluppatori di Titan Quest, è vero, provatelo, io personalmente non l'ho Io ci ho provato, però ne giocato. ho sentito parlare un po' tutti bene, tu che ne pensi? No, è bello, però è meno bello di Titan Quest, secondo me, perché è molto simile, ma Titan Quest, vuoi per la nostalgia, vuoi per l'ambientazione classica, vuoi per tante cose, a me mi dà un sollazzo in più, però sono due giochi Certo. qualitativamente molto simili, ecco. Certo, hai detto una cosa molto intelligente su cui voglio approfondire un attimo anch'io, cioè il fatto che secondo me Titan Quest è uno di quei pochi esempi, è l'esempio perfetto di un gioco bello nella sua semplicità, perché non è un gioco diciamo,
estremamente complesso o complicato, non è neanche banale. Però secondo me in Titan Quest c'è una bellezza che è molto semplice, cioè ambientazione classica, classicheggiante, un'ottima colonna sonora, comunque un ottimo comparto audiovisivo, accompagnato a delle belle classi che anche lì non sono 3.000, ok? Sono tipo una, cos'è, una decina, una Sì, ventina di sono tipo specie. 8 o 9, ma li mixi, quindi è quello il bello poi dal punto di vista del Theorycraft. Però hai ragione, non è Path of Exile da quel Esatto, punto di vista. esatto. No, è un action RPG perché oggi si tende molto a puntare su quegli action RPG complessissimi, estremamente approfonditi, stratificati, che per carità è una cosa positiva. Però secondo me Titan Quest è proprio un esempio cristallino di un bel gioco che è bello anche nella sua semplicità, ambientazione riuscita, proprio brillante, che ti fa venire il buon umore. Questo comparto audiovisivo ottimamente è uscito, le classi ben divertenti, il gameplay proprio addictive, divertente, la storia che ti porta sempre avanti, anche un loot system che sembra scontato, ma anche lì un ottimo sistema di loot con la tipica febbre del loot, no? Come nei migliori action RPG. Sì, poi guarda, dal punto di vista più, diciamo così, strettamente di gameplay, io ti cito il ciclo giorno e notte, ti cito l'interfaccia fatta molto bene, ti cito il fatto che ci sono classi buffer, debuffer e healing e queste possono anche agire cliccando sui ritratti dei personaggi e non solo come spastici in giro per il mondo. Se voi vedete questo streaming, ad esempio, questo sembra una cagata, ma è una cosa che ti fa capire la complessità del titolo, per cosa hai pensato. Sulla sinistra io ho i pet, le barre della vita, non lo vedete, dei pet e degli altri personaggi. Io posso agire su di loro cliccando su quelle barre della vita. Spesso questi action RPG non ti permettono di interagire con le altre entità attraverso l'interfaccia, ma le devi cliccare nel mondo di gioco. E quella è una merda. Perché vuol dire che quello che tu stai facendo non è esattamente previsto dagli sviluppatori. Cioè, se tu hai bisogno di quella roba lì, stai già un po' andando fuori dal seminato, capisci? Ed è infatti quello che dicevi tu anche circa le classi è bello, perché appunto hai, senza esagerare con la complessità, una ampissima varietà di ruoli. Appunto, non solo sai DPS melee, DPS range, dealer, ma hai anche dei buffer, hai minion master. Capisci? Hai mezzo minion master, un mezzo combattente, come può essere quello che si specca nella natura. È molto bello. No, no, È infatti io proprio ricordo ben pensato, è ben pensato. con estremo piacere anche la mia classe DPS che era molto semplice, però spaccava tutto. E poi sì, io come dice Morgotto, ha questa ambientazione sublime perché è proprio geniale quest'idea di riunire in un unico gioco tutti i miti, tutte le leggende dell'antichità, cioè il mondo classico, che non vuol dire solo antica Grecia, ma anche antico Egitto, antica Persia, antica Cina, tutti assieme in questo calderone che però alla fine è uscito estremamente bene, molto affascinante, esotico, suggestivo, evocativo, insomma, tutto quello che volete, davvero bello. Poi Assolutamente, quindi ci auguriamo. non dimentichiamo anche l'espansione Immortal Throne che si va nell'Ade, cioè nell'Ade, raga, bellissimo. Bellissimo. No, E poi ma è veramente bello. sono uscite anche le nuove espansioni da quando THQ Nordic ha ripreso in mano il gioco, cioè Atlantis e cos'era Midgard, quella ambientata nel nord, che adesso non mi ricordo. Ragnarok. Sì, e poi c'è Atlantis, no? Che è l'ultima, se non vado errato. Esatto, Ragnarok e Atlantis. Quelle non le abbiamo giocate, però insomma, se il gioco è quello, rimane sempre un grande classico. Un Tu come grande le classico, no? Appunto. No, no, assolutamente. Guarda, per me Titan Quest, miglior clone di Diablo di sempre, e giocarlo così in co-op mi ha divertito tanto quanto mi aveva divertito Path of Exile, quindi è proprio un gioco che ancora oggi si mantiene perfetto. sì. Esatto, come il primo Tomb Raider, sono quei grandi classici. Poi sono molto d'accordo con quello che dice Rimask, che Path of Exile in questo senso un po' ha anche fatto del male, nel senso che al giorno d'oggi se non c'hai 3.000 feature, 3.000 meccaniche estremamente complicate, sembra che sia un action RPG di merda, no? Che poi adesso a me piace Path of Exile, per cui non voglio stare qui a dire che sia un brutto gioco, perché anzi ricordo che noi l'abbiamo incluso nel nostro catalogo dei migliori MMO, un bellissimo gioco. Però effettivamente un po' è vero che oggi c'è un po' quella mania che se esce un nuovo action RPG
deve essere complicato con 3000 meccaniche, una skill tree complessissimo, folle, un po' è vero secondo me. Sai qual è il problema di quella roba lì? È che poi non lo bilanci più, perché quando tu arrivi al livello di complessità che ha tipo Path of Exile, tu hai un limitato numero di build che rompono il gioco completamente e quindi ti permettono di fare in un attimo tutto il contenuto possibile e immaginabile. E poi ne hai di altre che fanno schifo, perché magari il giocatore non è stato in grado, no? Magari era la prima volta che giocava, magari era un neofita, magari non vuole giocare aprendo sempre la wiki ogni volta che deve mettere un punto, e quindi si trova che poi è a livello alto ed è inefficace. Tra l'altro in Path of Exile non c'è neanche il respec. Io sono d'accordo, da questo punto di vista è esagerato Path of Exile, nel senso che cioè alla fine deve esserci un bilanciamento importante, e Path of Exile ci ha proprio rinunciato al bilanciamento. Anche Warframe del resto, che è simile ma diverso. Sì, poi è vero che hai quegli orb, com'è che si chiamano, gli orb of regret, adesso non mi ricordo bene, sì. Quelli che ti permettono di respeccare alcuni... No, limitati. Vabbè, ma no, di fatto non esiste il respec, cioè... No, è vero, non esiste un respec vero e proprio. Puoi togliere qualche punticino qua e là, ma è una follia, cioè ti fa un nuovo PG se vuoi respeccare. No, no, chiaro, infatti mi ricordo che io l'avevo anche... Io Path of Exile l'avevo recensito per Spazio Games quando era appena uscito nel 2013, da allora ha fatto una strada... enorme, ha fatto tantissima strada. Tra l'altro, noi siamo qua a parlare di Titan Quest 2, ma anche Path of Exile 2 è molto interessante, perché non è detto che riesca a uscire già quest'anno, quindi nel 2021, però sicuramente dovremmo vedere almeno una closed beta nel corso del 2021. Loro inizialmente la prevedevano nel corso del 2020, non ce l'hanno fatta nel 2020, certo. Ma almeno nel 2021, almeno a fine 2021, una closed beta con un'alfa giocabile dovremmo vederla, quindi ovviamente anche quello ci interessa. Sì, no, circa quello appunto, ma certo che con l'Orb of Regret si respecca, sì, ragazzi, ma io vi voglio vedere quando avete una build di merda a star su a farmare 40 Orb of Regrets con quello che valgono, tra l'altro usati come currency, non lo fa nessuno. Cioè, anche il fatto che astrattamente sia possibile fare qualcosa non vuol dire che praticamente sia possibile, e alla fine se nessuno lo fa, la feature non esiste, se è troppo gravosa è come se non ci fosse. Fai un nuovo PG, ci metti un quarto del tempo. Poi io difendo il diritto a giocare a Path of Exile in modo semplice, cioè senza dover per forza impazzire sulle build, perché tu lo sai che noi per mesi ci abbiamo giocato, abbiamo comunque speso un sacco di ore, no, su Path of Exile, e certo uno si fa è giusto farsi un minimo una build per non avere un PG che suca. Però alla fine io rivendico il mio diritto a giocarci, anche divertendosi, seguendo anche la storia. Poi comunque una storia ce l'aveva, anche se non sarà Planescape Torment, però aveva tutta una costruzione delle quest anche molto interessante. Tra l'altro era ispiratissima a Diablo 2, se ti ricordi, la campagna di Path of Exile. Quindi praticamente io... uguale. Eh? Praticamente uguale, quella del gioco, sì. Base almeno, cioè, o meglio, quella della beta che noi abbiamo giocato tanto, perché poi quando è uscito il gioco che è definitivo, no, che aveva avuto 9 atti tipo, sì, sì. Quelli dopo erano più personali, diciamo, di Path of Exile. I primi tre sono una copia di quelli di Diablo, praticamente, Diablo 2. Però, diciamo, più che una copia direi un omaggio, ecco. Un grande omaggio, sì. E anche Path of Exile 2 introdurrà una nuova campagna single player, quindi io comunque rivendico il diritto a giocare a questi hack and slash estremamente complessi in modo comunque casual, possiamo dirlo, non è un'offesa, raga, dire che si può giocare anche in modo casual. Poi ovviamente chi vuole giocare hardcore gioca hardcore, se uno magari ha soltanto una o due ore al giorno da spendere, gioca anche casual. Alla fine, no, ma guarda, ma io lì, io qua voglio dirti una cosa, però qui non è questione di casual o hardcore, perché casual hardcore non vuol dire, cioè non è hardcore chi apre la wiki e segue pedissequamente una build che ti ha fatto il master theory crafter di quello non è giocare hardcore, ok? Mm-hmm. Quindi tu giocare hardcore lo puoi fare anche con un gioco più tranquillo da quel punto di vista, e poi uno stato d'animo il giocarlo hardcore, in base ovviamente alle potenzialità che il titolo ti offre, però se uno gioca hardcore vuol dire che gioca molto, si informa, cerca costantemente di migliorare, si mette in gioco, gioca alla difficoltà più alta che può nel tentativo di fare il meglio col minor tempo possibile, eccetera, eccetera. Questo è l'hardcore.
Uno che prende una build e la legge su internet mettendo i punti qua e là e andando dritto, francamente non è hardcore, ecco. Per cui una formula come Titan Quest, per la verità, potrebbe tranquillamente permettere il gioco hardcore pur essendo meno complicato e vasto di Path of Exile, ecco. Comunque sono due giochi diversi per gusti diversi. E beh, anche a me piace un botto il discorso delle statistiche che salgono, dei punti messi in un certo luogo che quindi ti sbloccano certe cose della build, tipo la sferografia di Final Fantasy, e quindi alla fine ti trovi che in quel percorso vai a prendere la Blood Mage che ti cambia, cioè bellissimo, ok? Però è bello anche l'altro, cioè non è che è l'unico modo quello. No, assolutamente. Poi, tra l'altro, ricordo che con hardcore si intende anche un'altra cosa, perché c'è sempre un po' una confusione semantica, perché negli hack and slash con hardcore si intende anche la modalità hardcore, in cui se Ah, beh, muori sì, certo. perdi il PG, quindi No, certo. proprio morto, permadeath, ecco. E quella è un'altra definizione di hardcore, per Certo, cui certo. anche quello viene molto usato, ecco. Cioè, una roba che io non potrei mai fare, è folle per me, però è molto bello, sicuramente è molto emozionante, no, per chi lo fa. Vivi delle vere emozioni con la modalità hardcore. Assolutamente. E quindi ragazzi, niente, noi speriamo in Titan Quest 2, ovviamente vi terremo costantemente aggiornati nel corso del tempo quando usciranno nuove novità. Sì, sicuramente, come diciamo, il GOTO, Diablo e Titan Quest sono troppo più accessibili, no, verissimo. E io per concludere su Titan Quest 2 dico, effettivamente la parola d'ordine, o meglio la frase d'ordine, è quella che hai detto un po' quella che hai detto tu prima, cioè io qua mi rivolgo direttamente agli sviluppatori di indie games, non fate cazzate. Please be good, please be good, please be good, perché se fanno una troiata con Titan Quest 2 veramente siamo messi malissimo, ecco. E io un pochettino, ecco, adesso se poi vogliamo essere, non dico pessimisti, ma comunque realisti, speriamo bene, un minimo di scetticismo è anche lecito averlo, uno, per non farsi prendere dall'hype, sapete che noi lo diciamo sempre, che nel dubbio è meglio tenere i piedi per terra e non farsi prendere dall'hype smisurato, due, perché comunque il curriculum degli indie games qualche sopracciglio potrebbe farlo alzare, nel senso che non hanno fatto brutti giochi, ma hanno lavorato soprattutto su titoli mobile. Stiamo un po' a vedere, infatti poi quello che io temevo che facesse un Titan Quest Mobile, che però è già uscito, certo non stiamo parlando, capito, di una di quelle software house che dici, ah, posso dormire sonni tranquilli che questi fanno un lavorone. Indie Games, boh, cioè non è che sia proprio uno studio, capisci, stellare, fenomenale. È anche vero che ormai nel 2020 anche gli studi più stellari e fenomenali sono caduti. C'è stata un po' la caduta dei giganti nel corso dell'ultimo anno tra Blizzard, CD Projekt e BioWare. Però stiamo a vedere, ecco, magari questi indie games ci stupiscono, certo è che se dovessero invece deluderci, bastoneremo molto duramente. Ah sì, assolutamente. È come il primo, ma un po' meglio e con un po' di endgame come piace oggi. Non è che Sì, servano è vero. stravolgimenti di grandi tipi, eh. Non è difficile. You have one job, indie games, non fate cazzate, ecco. Speriamo bene. Io tra l'altro ricordo in chiusura che Titan Quest Anniversary Edition è scontato del 75% su Steam, perché su Steam sono attualmente live, in questo momento sono attivi i saldi invernali. Quindi se non l'avete preso, siete fortunati, avete ancora un giorno per prenderlo perché i saldi finiscono il 5 gennaio alle 19, quindi in pratica domani sera. Quindi se volete prenderlo, noi di MMO.it ovviamente straconsiglia, se ancora non si fosse capito, insomma, straconsigliamo Titan Quest in tutte le sue edizioni. Se vi basta, l'Anniversary Edition sarebbe l'edizione che include gioco base più l'espansione Immortal Throne, e quella costa in questo momento costa 5 euro, 4,99, quindi scontata del 75%. Se volete il pacchetto completo, invece costa 15,72 euro e include anche Ragnarok e Atlantis, i due DLC di cui abbiamo parlato prima. Insomma, se non li avete ancora comprati, consigliatissimi. Sottoscrivo. Bene. Assolutamente. Ah, caro Plinius, tu prima hai citato che... Anzi, in realtà volevo rispondere a una domanda prima, se mi concedi, poi procediamo con i nostri argomenti. Che
così non ce la portiamo dietro fino alla fine, ma Bax ne aveva posto questo interrogativo di cui in parte abbiamo già parlato in altre occasioni, e dice: Dimmi. gli MMO hanno una progressione di lungo, lunghissimo orizzonte temporale. Parliamo di decine, centinaia e anche anni, dopo anni, anche migliaia di ore di gioco. Ah, pensavo centinaia di No, anni. no, Per quale motivo un giocatore dovrebbe lasciare un gioco affermato, strutturato, in cui ha avuto un solido background di progresso, come WoW o Guild Wars 2, per arrivare in New World, Ashes of Creation, Crowfall, eccetera? In altri termini, poi lui è più negativo, dice: come mai dovremmo investire del tempo su questi nuovi titoli cloni, acerbi, privi di lore, che rischiano di essere le classiche meteore a cui uno gioca per 2 mesi per poi dimenticarli per sempre? Domanda sacrosanta, ti dico la mia, poi vediamo se tu vuoi dire la tua. Non c'è nessuna ragione per farlo. Il motivo per cui i giochi di una volta che si sono mantenuti e non sono falliti ancora durano oggi, quindi c'è stato il grande filtro, no? Avete presente quella teoria per cui l'umanità probabilmente ha un grande filtro davanti a sé, oppure l'ha già superato, e quindi a un certo punto o si estinguerà o rischierà di estinguersi perché c'è qualcosa che prima o poi incomberà, o forse è stata poi già superata. Ecco, il grande filtro c'è anche per gli MMO, è questo qua. Quelli che sono sopravvissuti nel corso del tempo e si contano sulle dita di una mano, oggi godono di una community che non ha nessuna ragione per lasciarli. Perché oggettivamente non ci sono ragioni. Tutti i titoli che tu hai citato, Bax, mi riferisco a New World, Crowfall, Ashes of Creation, non offrono a quei giocatori lì niente di più. Ok, forse è giusto, Ashes of Creation ha qualche idea, Crowfall aveva qualche idea, ma tanto è realizzata piuttosto male, almeno adesso in beta, quindi di fatto comunque il tuo discorso è corretto, non c'è nessun motivo. Quindi, come fanno a sostenersi? Beh, perché non ci sono mica solo i giocatori di WoW a questo mondo, c'è un sacco di gente che non ha mai visto o mai provato un MMO in quel modo lì, ci sono tutte le nuove generazioni, c'è un sacco di nuovo pubblico, in poche parole. Questi sono quelli che dovrebbero essere ammaliati dal nuovo gioco e rimanere lì per tanti anni, così come all'inizio sono rimasti per tanti anni su WoW altri tipi di giocatori. Quindi è questo il discorso. Se tu stai giocando e continuate a giocare a WoW, a Guild Wars 2, non hai nessun incentivo per mollarli. Sì, sono d'accordo a metà sicuramente, però è anche vero che comunque WoW e Guild Wars 2 sentono il peso degli anni e ci sta anche un rinnovamento, e se il rinnovamento non arriva da quegli stessi studi, quindi ad esempio da Enanet, che sappiamo che non sta sviluppando Guild Wars 3 ma continua a sviluppare delle espansioni di GW2, è anche giusto che il rinnovamento arrivi magari da altri lidi, come può essere il caso di Ashes of Creation, i vari Crimson Desert, Fractured, eccetera. Poi certo, è evidente che il mercato oggi è più saturo di quanto non fosse 20 anni fa, perché comunque abbiamo degli MMO che definirei dei colossi, no? Del mercato massivo, come appunto quelli che abbiamo già citato, anche Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online, RuneScape, che tra l'altro ha compiuto 20 anni, compie 20 anni proprio in questi giorni, ed rimane un titolo tuttora giocatissimo. Non in Italia, ma all'estero, soprattutto in America. Però la gente anche voglia di novità, ragazzi, soprattutto dopo un periodo in cui di MMO ne abbiamo visti pochissimi, soprattutto di MMORPG. Quindi è normale che la gente voglia anche provare qualcosa di nuovo, qualcosa di next gen, perché poi non dimentichiamo che sono anche uscite queste nuove console e siamo entrati ufficialmente a tutti gli effetti nella nuova generazione. Poi uno potrebbe fare polemica sul fatto che la nuova generazione ci eravamo entrati già prima, va bene, sono discorsi che si possono fare, però rimane il fatto che comunque, mai come in questo momento, è un buon momento per pubblicare dei titoli che spostino avanti l'asticella a livello tecnologico, a livello ludico, come ad esempio ha dimostrato lo stesso Flight Simulator, che quest'anno uscirà anche sulla nuova Xbox Series X. Quindi sì, la domanda c'è, come abbiamo detto, non c'è mai stata così tanta fame di MMO. La gente, i giocatori vogliono giocare a qualcosa di nuovo. Poi banalmente cito anche la contingenza, cioè per i motivi che ci sono stati con la pandemia che c'è stata nel 2020 e che ci stiamo portando dietro, tutti chiusi in casa, tutti in lockdown, la gente vuole giocare e tante persone che non avevano mai provato prima un MMO si sono affacciate per la prima volta a questo nuovo mondo. Quindi
nuovo mondo, questo new world, no? Si direbbe in inglese. Quindi no, è giusto che escano anche nuovi titoli, senza nulla togliere comunque ai grandi classici, su cui tra l'altro noi di MMO.it cerchiamo sempre di diffondere anche la consapevolezza e la cultura, no? Non a caso facciamo degli streaming nostalgia, facciamo degli streaming dedicati proprio ai grandi classici per permettere di scoprire quelle che sono state le origini del genere MMO. Però è giusto con un occhio guardare al passato e con l'altro però guardare anche il futuro, altrimenti non possiamo restare sempre nel 2004, voglio dire, bello WoW, bello Guild Wars, però sono giochi del 2004, del 2005, del 2006. Cioè, sì, WoW Classic comunque ti ha dimostrato che quelle formule ancora funzionano. No, no, ma infatti tirano, assolutamente. E su WoW Classic, tra l'altro, ci sarebbe tanto da dire, dato che è ormai praticamente ufficiale che tra pochi mesi vedremo The Burning Crusade Classic, e lì sicuramente tornerà il botto, no? Perché in questo momento WoW Classic effettivamente è un po' deserto, ci sta dopo un anno e mezzo, e con TPC Classic di nuovo ci torneranno le file ai server, le code, l'hype, quindi certo, sicuramente con la nostalgia sfondi una porta aperta e c'è un florido, un enorme mercato marketing della nostalgia in questo momento, però siamo anche nel 2021, ci deve essere qualche titolo che prova a fare qualcosa di nuovo, prova a innovare magari anche col rischio di fallire, no, laddove invece questi MMO tipo WoW sono too big to fail, come si dice in gergo, sono prodotti talmente grandi, talmente importanti, che muovono talmente tanti milioni che non possono rischiare di fallire, per cui Blizzard non potrà mai pubblicare un'espansione di WoW pazzerella, cioè, capito, una roba completamente nuova, saranno tutte un more of the same, anche di qualità, cioè Shadowlands è stata la migliore espansione dell'era moderna di WoW, però non sarà mai qualcosa di completamente diverso, per quello è giusto aspettare nuovi titoli e nuovi MMO da sviluppatori che magari vogliono davvero innovare il genere, magari persone anche giovani, no? Perché poi sappiamo che spesso le innovazioni sono arrivate banalmente, spesso le innovazioni arrivano proprio dai giovani che hanno voglia, hanno fame di innovare, e magari sviluppando e programmando in un garage. Adesso magari non siamo più nell'epoca in cui si programmano i videogiochi nel garage, però comunque con uno studio indipendente si può fare una grande differenza. Infatti tra gli MMO in arrivo quest'anno e il prossimo ci sono anche tanti titoli indipendenti che però hanno molto da dire, secondo me. Il tuo è un discorso molto corretto. Io dico questo, è vero che bisogna guardare con fiducia al futuro, però bisogna sempre fare molta attenzione a quelle che sono le reali innovazioni che certi titoli propongono di portare. Quando io mi schiero spesso contro le campagne di hype per poco, eccetera, è proprio questo poi alla fine il sunto del discorso. Cioè, noi dobbiamo pretendere un'innovazione. Altrimenti la domanda di Baxen ha la risposta che le do io. Laddove questa innovazione manca, non c'è alcun motivo per lasciare il tracciato seminato. Quando c'è però l'innovazione non è dire adesso te lo faccio un po' più PvP, adesso te lo faccio un po' più sandbox, cioè no, l'innovazione vuol dire ok, abbiamo un'idea diversa di come deve costituirsi un MMO. Io ti dico, un'innovazione Fractured è un prodotto innovativo da questo punto di vista, perché è vero che trae da delle cose che c'erano già prima, tipo Albion, tipo RuneScape, tipo gli isometrici, eccetera, però le mette insieme, e questo non c'era. Ultima okay. Online. Esatto. Allora io dico, beh, quello mi intrippa di più di un New World che al massimo della sua espressiva innovazione dice facciamo ste robe PvP con tanti giocatori. Ho capito, raga, ma di robe tanti. PvP con tanti giocatori, cioè allora giochi a Dark Age of Camelot ed è molto più significativo quello che no, ma magari fosse un PvP con tanti giocatori. Ricordiamo che New World, dopo che ha avuto il cambio di sviluppo, è diventato un MMO Team Park con un endgame che si svolgerà tramite battaglie PvP 50 versus 50, quindi ancora più drammatico. Ma infatti noi eravamo molto più hypati quando c'era il New World versione originale, che sembrava effettivamente essere qualcosa di nuovo e coraggioso, e tu dicevi, cazzo, ma quelli di New World, AAA, con i soldi di Bezos, uomo più ricco del mondo, notizia di ieri, tra l'altro, ci la faranno a fare un bel sandbox nuovo, come una volta, figo, con le feature PvP meaningful? No,
Perché poi si sono bruciati il cervello, si vede che sono arrivati gli azionisti, hanno detto sta roba qua non vende, quindi rivoluzione. E infatti da quel momento in poi, rip, cioè, ma come si fa a essere ipati per New World? Amazon Games sta affrontando una grave crisi di identità che si è vista prima con la cancellazione di Breakaway e poi addirittura con la chiusura di Crucible 2 mesi dopo il lancio, che detto tra noi è una ciofeca senza Ma pari. dai, era uno dei giochi più Una brutti che io abbia mai visto. No, sciocchezza. veramente, uno veramente dei giochi più brutti che io abbia mai visto. Adesso lo posso dire, è morto e stia morto e No, sepolto. no, ma Una lo vera diciamo merda. subito. Ma lo diciamo subito, no? È appena uscito, abbiamo pubblicato la recensione di Damias che lo distruggeva. Infatti, probabilmente Una vera merda, come poche ne ho viste. Crucible probabilmente sarà uno dei grandi mattatoi delle edizioni di quest'anno degli Oscar Trash. Ah, beh, immagino, certo. Beh, Quindi, indubbiamente si ragazzi, candida, è una candidatura molto forte, è una sicuro. candidatura molto forte a vincere le statuacce, le cosiddette statuacce. Mamma mia. Sì, però su New World hanno aggiunto la lancia, come dice Sputtertag, no? Ah, beh, allora. No, scherzi a parte, è giusto essere scettici e avere un po' di, appunto, perplessità, un po' di sano scetticismo nei confronti di New World, il che non vuol dire stroncarlo a prescindere, perché comunque noi abbiamo seguito lo sviluppo, siamo anche stati invitati da Amazon a quell'evento alfa a, cos'è, a novembre, sì, e quindi seguiremo la beta e ovviamente seguiremo anche il lancio, se uscirà a maggio di quest'anno senza ulteriori rinvii. Però è evidente che anche qui non facciamoci prendere dall'hype perché Amazon Games ha ancora tutto da dimostrare. Speriamo che faccia bene, però certo i dubbi sono tanti dopo quel cambio completo di sviluppo che il gioco ha avuto a metà. Cioè cambiare, ribaltare un MMO a un anno dal lancio o a un anno e mezzo dal lancio è un cazzo di casino, scusate il termine. Quindi è in salita la strada di New World, anche perché come diceva prima Baxen, per definizione, gli MMO sono prodotti che vanno poi valutati e supportati nel corso del tempo, quindi magari all'inizio sarà anche carino finché si parla del leveling, del sistema di progressione, sì, il PvP, eccetera. Però poi, una volta arrivati al cap, l'endgame riuscirà a convincere in termini qualitativi e quantitativi? Questo sarà tutto da valutare. Assolutamente, guarda, non dico niente perché è già perfetto quello che hai detto tu. Esatto, come diceva Musk, Amazon quest'anno piglia tutto, il grande mattatore. Sì. Lost Oasis, io anche ho letto, io non so quasi niente di Lost Oasis, però ho letto anche io dei pareri positivi, oltre a quello di Royal JVR. Probabilmente per chi è in cerca di qualcosa, dateci un occhio. Allora, Last Oasis io non lo conosco, cioè, nel senso sì, so di cosa si sta parlando, però non ci ho No, giocato esatto. e non ho avuto neanche tempo, purtroppo. Però sì, ne ho sentito parlare abbastanza bene, quindi lo teniamo d'occhio, Lo ecco. teniamo Non posso d'occhio. dire di più, ecco, perché altrimenti. No, quello che posso dire di più è che tu prima avevi Scusami, fatto. Dragonlances Italia è diventato massivo, grandissimo. Grande, grazie mille. No, tu prima avevi citato Fractured come Sì. esempio di MMO nuovo che tenta di Sì, che tenta, proporre esatto, qualcosa. bravo. Sì. Che tenta di dare una qualcosa di nuovo, anche se le cose che, da lui, che dovrebbe dare lui ci si sono già viste, però la cornice come è fatto è nuovo. Ok, sì, c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo. Io faccio un altro nome, Book of Travels. Ah, bravo, parliamo di Book of Travels. Book of Travels, ragazzi, un progetto estremamente interessante. Ti consiglio, se Sto lo già fatto, già mostri. aperto, già tutto. Ma me lo son pure Ok. visto per conto mio, è un po'. Anch'io, io oggi me lo sono guardato. Mezz'ora di gameplay, ragazzi, tanta roba pubblicata dagli sviluppatori. Allora, per chi non lo conoscesse, Book of Travels, allora diciamo, è un nuovo RPG online indie che è stato finanziato con una campagna Kickstarter di successo nel 2019.
è sviluppato da Might and Light, che è una software house indipendente svedese che è nota per Shelter e Meadow, che sono due giochi appunto indie che trovate su Steam a pochi euro, però molto apprezzati, cioè comunque sono dei giochi che hanno delle ottime recensioni, degli ottimi voti su Steam. E questo è un titolo nuovo. Ecco, quando prima si parlava di novità, di provare a proporre qualcosa di nuovo, questo è un gioco originale. Certo, bisogna un po' uscire dai canoni dei soliti MMO, perché qui non stiamo parlando del classico MMORPG in terza persona, con le quest, con leveling, col PvP, PvE in cui ammazzi, arrivi al level cap, poi fai dungeon, poi fai raid. È una cosa completamente diversa. E è un RPG online, che basa tutto sull'avventura, sul senso di scoperta e di esplorazione di questo mondo misterioso e affascinante, come potete vedere dal video. E tra l'altro il gioco già si distingue, innanzitutto per lo stile grafico, perché io una direzione artistica di questo tipo non l'ho mai vista in un MMO, perché artisticamente è ispirato ai dipinti ad olio ottocenteschi, ha uno stile assolutamente unico, e che Senti, tra non l'altro c'è il PvP, vero? lo rende anche molto piacevole visivamente. Non c'è il Come? PvP, vero? No. Certo, perché sai da cos'è che si vede il tipo di gioco che sarà? Cioè un gioco che sicuramente è molto tranquillo, appunto basato sulla esplorazione, su una vita così di immersione all'interno del mondo più che di una vita di competizione, la telecamera. Vedi com'è messa la telecamera, no? È chiaro che tu non puoi fare del PvP con questa telecamera, perché chi sta avanti è sempre svantaggiato, no? Se tu vedi com'è messa, tu da dietro di te non vedi nulla, ma davanti a te vedi chilometri. Quindi Certo. non potresti mai avere una competizione, perché vincerebbe sempre quello che ti vede da chilometri, capisci? Quello Sì, quello che sta che davanti. sta davanti, esatto. Chiaro, chiaro. Guardate, ragazzi, volete informarvi? Noi abbiamo pubblicato un bel po' di news su MMO.it e una proprio oggi su Book of Travels che ha scritto il buon Dresna, che salutiamo, grande Dresna. Però sì, stiamo parlando di un MMO diverso, che tra l'altro gli sviluppatori stessi non definiscono TMORPG, che sarebbe una definizione, un acronimo che sta per Tiny Multiplayer Online Game. E sostanzialmente loro con questa definizione, con questo acronimo, vogliono dire che non stiamo parlando di un vero MMORPG in cui ci saranno centinaia di giocatori nello stesso server, perché, come potete vedere anche da questo video gameplay, uno dei focus del gioco è proprio l'esplorazione di questo mondo misterioso. Quindi capite che se ci fossero 3.000 giocatori che saltano e scrivono in chat LOL, si andrebbe a perdere tutto questo fascino, tutta questa magia. Quindi sarà un gioco che volutamente tiene l'ambientazione un po' dispersa, no? Un po' desolata, un po' come Sea of Thieves, se È anche vogliamo. grande, no? Mi pare abbastanza grande il mondo, così a Sì. vederlo. Al momento nessuno di noi ci ha giocato, quindi non posso dirlo con mano, però loro hanno già pubblicato la mappa, che la trovi, tra l'altro la trovate Sì. nella news, la mappa degli Early Access, e il gioco sembra che avrà un mondo virtuale comunque bello grosso, e anche se negli Early Access sarà disponibile soltanto una porzione che sono le isole occidentali di Braided Shore, questo mondo virtuale si chiama Braided Shore, in cui sarà ambientato Book of Travels. Per chi volesse avere qualche dettaglio in più, il gioco uscirà su Steam in Early Access nel corso del 2021, quindi comunque quest'anno, e non avrà abbonamento, cioè sarà un normale titolo buy to play. Io consiglio davvero di tenerlo d'occhio perché è un titolo estremamente interessante, di cui tra l'altro adesso io non voglio dilungarmi troppo, però ha proprio tante feature. Io mi sono visto anche tutto il video gameplay degli sviluppatori e ci sono tante feature, tante meccaniche diverse, no? Con cui gli sviluppatori provano a fare qualcosa di un po' diverso, a partire dal sistema di progressione, le skill, il sistema di skill non lineare. Poi ad esempio anche il fatto che per comunicare con altri giocatori bisognerà utilizzare, non si potrà usare la chat, ma bisognerà usare un sistema di emote e simboli che è lo stesso sistema usato in Journey, per chi ce l'ha presente, per
veicolare quest'idea di mistero, no? E quindi comunque il gioco sarà basato, diciamo, per una volta incontriamo c'è un MMO che non si basa completamente sul combattimento e sull'azione, ma si basa sugli incontri imprevedibili, sul gameplay non scriptato e anche sul roleplay sociale. Cioè, questo gioco si basa molto sul roleplay con gli altri giocatori, con la community. Quindi comunque io dico, questo è un titolo da tenere d'occhio, anche perché poi comunque saranno presenti anche degli elementi classici dei GDR, cioè non va pensato semplicemente come il gioco in cui vai se vuoi rilassarti e basta, perché comunque poi non mancheranno elementi come un sistema di abilità, il crafting, il commercio, ci saranno vari pet che sarà possibile che accompagneranno il PG, e comunque sarà presente anche il combattimento, non sarà uno dei focus del gioco, però sarà presente il sistema di combattimento. Ah sì, interessante. Ho visto che è istanziato, però non è vero open world. Ci sono delle Grandi mappe, delle mappe, mappe sì. Eh molto grandi, però. sì, ho capito, ho capito. Vabbè, ma Sì. sì. Ma sì, sai, io ovviamente questo non è proprio il gioco che fa per me, però lo rispetto per la visione che ha. È indubbia. A me Esatto. piace, la grafica è molto bella, eh. Ma sai perché è Bellissima. bella? Perché oltre a essere divertente per come è costruita, cioè sagace, no? È ben fatta. Se tu vedi ad esempio, adesso stiamo vedendo qua che passa il treno ha una bella nube che tra l'altro sembra anche proiettare ombra, ha delle bellissime ombre in generale. Vedi che c'è la montagna che proietta l'ombra sulla nuvola lasciata dal treno, il personaggio e tutto il resto dello scenario è perfettamente illuminato da ombra in tempo reale. La Cioè nebbia questo anche, lo vedi che c'è. uniscono a un bel ciclo giorno e notte e viene fighissimo Sì, graficamente. esatto. Io se confermano il ciclo giorno-notte, diventa un mondo, potenzialmente può essere un mondo virtuale bellissimo. Cioè, io capisco quello che dici quando spieghi che non è l'MMO pensato per te, no? Ed è evidente che è un altro tipo di pubblico, non PvP, non hardcore, è vero. Però questo è un gioco che può dire tanto, cioè io mi immagino di buttarmi in un mondo così, c'è un'immersione totale, mi butto e ci spendi senza problemi 100 ore per esplorarlo tutto, ecco, quindi assolutamente. Poi come dice The Red, di fatto è un sandbox, perché non avrà una vera e propria storia che ti dice devi andare da un punto A a Ah, un punto questo è B. molto positivo. Ci sarà come la chiamano gli sviluppatori, un overarching storyline, cioè una storia, diciamo, come si può dire un overarching storyline? È Intraducibile, un cioè. contorno di storia. Una Esatto, sì, storia di bravissimo. contorno. Bravissimo, sì, un po', anche lì è un po' come Sea of Thieves, no? Che in Sea of Thieves non dovete andare dal punto A al punto B, però se volete c'è una storia di contorno che potete seguire, c'è una lore, ok? Sarà lo stesso anche in Book of Travels. Per cui sì, io, come dice Harry Musk, esatto, bravo, segnatelo, perché consiglio di tenerlo d'occhio, anche perché in un'epoca in cui noi siamo abituati a decine di cloni e prodotti senza anima, che vengono tra l'altro rinviati anni su anni su anni, qui stiamo parlando di un titolo indie, perché sviluppato veramente da quattro gatti, che sta mantenendo tutte le promesse e che uscirà quest'anno in accesso anticipato su Steam. Addirittura sarebbe dovuto uscire già nel 2020, il lancio in Early Access era poi visto a ottobre, poi ovviamente è stato rinviato perché col lockdown non hanno potuto lavorare in studio, però così facendo, comunque quest'anno questo gioco potrà mostrarsi per la prima volta al pubblico, e sicuramente noi di MMO.it saremo in prima fila. E permettetemi anche di dire, con un pizzico di orgoglio, che Book of Travels lo stiamo seguendo praticamente solo noi di MMO.it in Italia. Cioè, io ho cercato anche altri portali, ma non c'è nessuno che abbia pubblicato degli articoli o delle notizie su Book of Travels. E secondo me è un gioco che se lo merita. Quindi, comunque, ce ne prendiamo anche il merito. Assolutamente, ma fai bene a dirlo. No, ma garantito. Del resto, cioè, poi magari farà cagare, non importa, ci ha provato. È meglio Sì. lui, anche se fa schifo, di 3.000 cloni cagatine fatte solo per vendere, tipo, no, Crucible, Anthem, tutte queste menate qua, di Fallout 76, abbiamo visto di tutto, quindi assolutamente. Esatto, buonasera Atenar intanto, benvenuto. Bella.
sì, Royal J, è vero, sembra un quadro interattivo, sono d'accordo, per me è una cosa positiva, cioè un quadro interattivo in cui ogni singola cosa è come un mosaico, no? Un'opera in movimento, è una, a mio parere una bella ventata d'aria fresca questo gioco, per cui tenetelo d'occhio ragazzi, e guardatevi il video gameplay se ovviamente vi interessa, perché comunque vi dà un'idea del titolo che sarà in mezz'ora. Anche lì capisci l'onestà di questi sviluppatori, che non è che stanno lì a pompare l'hype, cinematic, no, 30 minuti di gameplay bellissimi, cioè comunque che ti fanno vedere quelli che sono i punti di forza e la bellezza del gioco. Se ti piace, bene, se non ti piace, sai che non è il gioco per te. Ma e certo, fai altro. Ma certo, ma così quindi, che si fa. Quindi tanti cappello a questi sviluppatori svedesi, bravo, molto bravi. Bene, bene, speriamo allora in bene per Book of Travels, bella, che dovrebbe buona uscire nel 21 tre, comunque. Come? Esce nel 2021. In EA Access su Steam. Perfetto, sì. ecco, benissimo. Buonasera Dresna, che tra l'altro ha scritto lui la news, l'articolo su Book of Travels, quindi grande Dresna. Grande Dresna, perfetto. Grandissimo. Senti, è l'MMO di MMO.it? No, ma noi facciamo critica. Sì. Il giorno che arriverà qualcuno a propormi di fare il game designer, accetterò volentieri solo per mettermi in gioco e dimostrare che faccio il prodotto milionario. Però per fino ad bene, allora però mi limiterò a commentare quello che fanno gli altri. Esatto, no, ma per me va anche bene, sono d'accordo, possiamo anche fare un MMO, a patto però che lo paghino gli altri, perché comunque noi non possiamo pagarlo, ragazzi, nel senso che comunque gli MMO sapete che hanno costi milionari, ma se arriva un publisher ed è lui che si sobbarca i soldi, io e Askezo diamo volentieri qualche consiglio sull'MMO definitivo, no? Hardcore, sandbox, open world. Sì, ben fatto, grande. Certo. Dove le distanze contano veramente, dove c'è il trading dei giocatori, il gameplay emergente, queste le quest poche e disseminate se proprio le vuoi mettere. Ovvio, no fast travel. No fast travel, un bel mare o un deserto, comunque una zona challenging che devi imparare a navigare, quello per me è fondamentale, da quando Black Desert ci è riuscito quello è diventato una roba fondamentale. Sì, io il mare, confermo. Vabbè, un mare, un deserto, una montagna ripida, puoi fare quello che ti pare. Mettiamole entrambi, perché no, abbondiamo, deserto e oceano. Esatto. Black Desert. Un ultimo online moderno. Guarda, ha ragione Elor, che sembra proprio, ma è così, ma perché c'è il vile denaro che parla, le grandi case di produzione non hanno quella sensibilità, l'anima, non hanno l'anima, l'anima è stata comprata dal vile denaro nel 99% dei casi. Eh sì, anche perché nel caso delle grandi compagnie parliamo di multinazionali gigantesche che sono anche quotate in borsa, nel momento in cui sei quotato in borsa non puoi neanche permetterti di prendere dei rischi, perché tu ogni anno devi andare dagli azionisti e devi dimostrargli che il tuo fatturato è in crescita. Certo, agli azionisti fa molto più comodo un più 2% che il rischio di sobbarcarsi un meno 15% o tipo Cyberpunk che sono crashate di brutto, no? Ovviamente. Esatto, bravissimo, hai detto una cosa fondamentale, cioè per come funziona la borsa è fondamentale la stabilità. Quindi è meglio un più 1% che magari un più 20, che però poi magari si trasforma in un meno 20 se il progetto fallisce. Quindi è meglio andare piano e sempre in crescendo piuttosto che andare a sbalzi. È un brutto mondo quello della finanza e della borsa, però purtroppo funziona così e quindi le grandi compagnie, le multinazionali, le corporazioni sono completamente... come dire, assorbite da questo mondo, cioè da Activision Blizzard, ormai anche CD Projekt, e tutte quelle che citiamo sempre, ma anche Rockstar. Cioè non toglie che poi possano uscire anche dei bei giochi, voglio dire, Rockstar certo non fa dei brutti giochi, Red Dead Redemption 2 e compagnia, però è evidente che sono titoli che puntano meno sul cuore, sull'anima, su diciamo una visione artistica e autoriale, che è molto importante però nei videogiochi come nel cinema o assolutamente, assolutamente, come anche nella letteratura, in qualsiasi opera dell'ingegno, quando tu ci metti l'anima e hai un'idea tua personale, che magari trae da quelle degli altri, ma è un'idea originale, allora è tutto un altro discorso. Se lo fai soltanto per portare a casa il più 2% alla fine dell'anno, è chiaro che poi prima o poi non reggi, ma non ce la faranno mai.
li sconfiggeremo. Io sono fiducioso. Dobbiamo Sì, fare noi. la rivoluzione, raga. A Ah, partire da comprare i videogiochi col cervello e non perché viene la bava dopo aver visto l'ennesimo trailer pompato, fatto apposta per soggiogare le menti ignoranti. scherzo, il comunista, rivoluzione, la rivoluzione. A proposito di rivoluzione, e ovviamente per anche dimostrare il fatto che comunque MMO.it è una realtà fieramente indipendente che non si vende, cazzo, abbiamo Assolutamente. tolto un gioco dai migliori MMO. Oh, perché ci ha rotto i coglioni, perché Buona vaffanculo. sera anche a Salmone Dorato, benvenuto. Grande salmone dorato. Crimson Desert del futuro, anch'io lo guardo con attenzione. Speriamo in bene. Speriamo che sia Speriamo. più MMO di quello che lo vogliono spacciare. Comunque, è stato Sì. tolto un MMO dalla lista dei migliori MMO. Sì, perché Aspetta. noi l'abbiamo riprovato, l'abbiamo giocato ri e rimane molto bello, però c'ha delle cose che è presto la ghigliottina ne colpirà un altro. Che Aspetta, non ti calma, calma. spoilerò, però poi un giorno, quando meno te lo aspetti, lo tolgo. No, no, calma, stiamo calmi. Allora, qual è stato censurato? Ah sì, bravi. Diamo 20 secondi, provate a spararne uno, poi non vale controllare. Intanto noi diamo un'occhiata alla chat. No, ma se volete controllate pure, tanto non c'è tanto, non c'è comunque scritto. Bolscevico, esatto, Danny Logan. Askzo è un po' bolscevico. Un po' bolscevico. Danny Blanco, le grandi compagnie in generale, in questo caso le software house, non hanno il coraggio di rischiare quando le cose vanno bene e provare ad innovare mettendo magari qualche punto di domanda in più, qualche punto di domanda in più sull'utile. Esatto. Per quanto riguarda Ashes of Creation, abbiamo pubblicato la news sulla boss fight. Non è banalmente un remix di GV2, Baxen. Sicuramente ha molte feature e molte meccaniche che ricordano GV2, però per il resto è innovativo sotto diversi aspetti. Quindi comunque Ashes of Creation rimane un altro MMO molto interessante che attendiamo e che ricordiamo quest'anno vedrà l'inizio dell'Alpha One ad aprile, se non sbaglio, inizia ufficialmente. Quindi comunque tanta roba, ecco, noi Dov'è saremo il in prima. video della boss fight? Quello lì, quello nuovo video gameplay. No, non quello, cioè nel Ma sei in senso. ritardo, ok, me la caverò io. No, vabbè, in realtà era semplicemente quello Boss dopo. fight, sì, trovato. Allora, mi pareva di averlo visto e di averlo ritenuto troppo action. Sì, è questo, l'avevo visto. Sì, carino, però per i miei gusti è un po' troppo action. Io rivorrei una roba più tab targeting, un po' pensata, senza tanti movimenti e sbalzi, ma con una strategia dietro, più che una Lo so. tattica del momento, capite? Non so, Lo so. io ho questo culto degli encounter di WoW che a me divertivano da morire, quindi. Tu sei l'eccezione, Askezo. Purtroppo il mercato non tira così tanto. Oggigiorno devi assolutamente mostrare un action combat per tirare, ecco. Però capisco, sono d'accordo con quello che dici, eh. Sei d'accordo anche tu, beh, meno male. È vero, è un po' troppo action per come lo vedo Ma io, non sì, so. speriamo che ci sia ancora tempo per migliorarlo, ovviamente. Comunque, ragazzi, l'MMO che abbiamo tolto dal nostro elenco dei migliori Mostra. MMO è GTA Online. Ma per quale motivo? Perché è brutto e fa schifo? No, ovviamente no, non è che è brutto e fa schifo, però ha una marea di problemi che continuano a non venire risolti e quindi io francamente dopo un po' mi sono anche stancato, nel senso che uno deve anche prendere atto del fatto che quando io consiglio un MMO oppure uno qualsiasi arriva sulla pagina dei migliori MMO è perché è, come dire, un vergine che vuole provarne uno che non ha mai provato. Allora, ent oggi entrare e giocare GTA Online, ma anche in compagnia per la verità, è un'impresa titanica, nel senso che è una cosa che ti fa passare la voglia di giocare sotto ogni aspetto. Allora, facciamo pure i nostri discorsi. Il caricamento è una roba folle che non si è mai visto e si aspetta 10-15 minuti solo per entrare in partita. E poi tu dici, vabbè, sei in partita. Ok, lobby pubbliche su PC ingiocabili. O hai il gancherino con le motovolanti e i jet che non puoi fare niente, o hai l'hackerino che ti fa saltare in aria perché hai l'hackerino, o addirittura se ti va di culo ti droppa i soldi in testa così guadagni senza neanche dover fare la progression. Cioè, poi, joini, allora dici, vabbè,
Si fotte l'open world gioco, cioè si fotte l'open gioco con i miei amici nell'open world senza aprire la lobby agli altri e mi faccio l'heist, no? Che è il contenuto, chiamiamolo, istanziato. Problemi di connettività ogni minuto, disconnessioni, robe, sistema di checkpoint che è ancora quello vecchio, quindi è di fatto doppio checkpoint a missione, con il risultato che se ti disconnetti la devi rifare da zero, se muori devi rifarti un pezzo lunghissimo e molto spesso si muore per delle cazzate. Cioè non è che si muore perché si è newbie e c'è la guardia che ti ammazza. Si muore perché succede una roba assurda che tu dici ma porca troia e devi rifarti tipo tutto il viaggio per arrivare 8 km di strada se nessuno ha mai fatto la missione per arrivare al punto di prima. Ma che roba è? Allora io dico, bellissimo, all'inizio, no, magari gli perdonavi anche questi problemi, queste cose. Non c'erano tutti questi problemi di crash, non c'erano tutti questi problemi di hacker, non c'erano le motovolanti e gli F-16 che ti bombardavano che neanche in Iraq. E allora il gioco ci stava dentro. Adesso sono passati 5 anni, i problemi sono decuplicati e vaffanculo. Purtroppo sì, è un MMO, GTA Online è un titolo che è stato pensato proprio su basi vecchie, anche a livello tecnologico. Infatti ha dei caricamenti assurdi, sicuramente i caricamenti più lunghi che abbia mai visto in un MMO. Infatti c'è il meme, no? Se potessi riavere il tempo che ho speso nei caricamenti di GTA Online, saremmo tutti più giovani di qualche anno. E effettivamente sono dei caricamenti folli che non sono legati alla lentezza del computer, ma sono più legati al caricamento dell'online. Quindi noi, A ad questa esempio, abbiamo. architettura peer-to-peer pazzesca, cioè una roba che ma ne penso che veramente al primo anno al Politecnico qua a Torino trovi gente che te la sviluppa, ma è una roba ma incredibile, Rockstar milioni, cioè assurdo, assurdo, assurdo. Sì, per dicevo, noi ce l'abbiamo tutti installato su un SSD, eppure i tempi di caricamento sono sempre lunghissimi. Poi qualsiasi cosa richiede un caricamento. Allora, io faccio partire il gioco e anzitutto mi parte GTA 5, cioè il gioco single player. Poi una volta che sono nel menu di GTA 5 devo dirgli Go GTA Online e parte l'online. Devo caricare 5 minuti a caricare l'online. Poi una volta che sono finalmente online, non è finita, perché se io voglio giocare con i miei amici, ad esempio Askezor, devo joinare la sua partita, oppure lui deve unirsi alla mia, quindi nuovo caricamento. E se poi vogliamo far partire un heist, c'è tutto il caricamento dell'heist, quindi è un altro Che per caricamento. fortuna è più veloce, però è sempre un Sì, caricamento. E qua, però e scusa, è quando reload di checkpoint c'hai pure spesso l'inframmezzo di 15 secondi, scenetta del cazzo che non serve a niente. esatto, infatti stavo per dire, se mi facevi concludere, che poi ci sono i caricamenti ulteriori, aggiuntivi, se muori, se perdi il checkpoint, se devi rifare, non parliamo se poi si disconnette uno del party, come ho detto prima, un dramma. E succede continuamente, e occhio, e queste disconnessioni non sono neanche dovute alla connessione. Cioè ieri, ad esempio, siamo stati tutta la sera, l'altro ieri siamo stati tutta la sera per tentare di fare una missione perché non continuava a disconnettersi, ma noi non avevamo problemi internet, cioè internet andava perfettamente. Era proprio il gioco che ha dei problemi tecnici per cui si disconnette, perché, come dicevo prima, è basato su un'architettura vecchia, sia da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista concettuale. Cioè si vede che è un titolo vecchio, il che ci sta, perché comunque è uscito nel 2013. Però aggiornalo, Rockstar Games, dato che questo titolo a Rockstar continua a fruttare miliardi di dollari, ok? Perché GTA Online è stato un successo pazzesco. Allora tu, Rockstar, aggiornalo davvero, un po' come ha fatto Blizzard con WoW. Blizzard con WoW non è mica lo stesso prodotto che ha nel 2004 in termini di quality of life. Allora, ad esempio, GTA Online ha un'interfaccia macchinosa, inutilmente complicata e terribile, perché non è possibile che io, se voglio anche soltanto mangiare qualcosa per ricaricarmi la vita, devo fare un giro e devo premere quattro tasti. Se devi Cioè, ma fare M, giù, 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 invio, giù, invio, invio, e poi ad esatto. libitum per quello che vuoi mangiare. Questo Incredibile. soltanto, cioè, capite? Questo soltanto per ricaricarsi la vita, laddove invece gli hack and slash fin dai tempi di Diablo ti insegnano che tu basta che premi uno o due e magari li bindi alla pozione e ti curi la vita, no? O comunque un tasto a tua scelta e la tastiera. Allora, perché non posso fare lo stesso? Perché non c'è un tasto specificamente dedicato all'inventario, un po' come gli MMO e il classico I di inventory, no? Quindi io premo I o B o quello che volete,
e si apre poi l'inventario in cui posso scegliere i vestiti, posso scegliere le armi. Invece GTA ha tutto questo sistema estremamente macchinoso, per cui ci sono gli strati di vestiti che devi... Prima devi acquistare i vestiti che vuoi mettere, ma poi non basta averli acquistati, li devi salvare tra gli outfit salvati, tra gli outfit preferiti, e solo a quel punto puoi switchare di abiti, cioè delle robe inutilmente complicate, perché poi se stiamo parlando di un gioco complessissimo, allora capirei che è un'interfaccia complessa, no? Per dire, se parliamo di un grand strategy game, bravissimo. Se parliamo di un Crusader Kings di Paradox, diciamo che io posso perdonare un'interfaccia un po' macchinosa. Poi sapete che io sono un fan delle interfacce chiare, ben fatte. Però se parliamo di un sandbox che è un incasinatissimo, lo giustifico. Però GTA Online alla fine è un MMO in cui ha una sua complessità, però non è che sia una roba folle. No, cioè, è ingiustificabile. Sono proprio pensate male tante cose e non sono mai state aggiornate, purtroppo. E quello è il dramma, capisci? Che dopo 5 anni che è uscito tu dici basta, non è uno dei migliori MMO perché gli mancano troppe robe. Poi quando giochi e sei lì che spari è fighissimo ed è uno dei migliori MMO effettivamente. Anche tutto quello che ti consente di fare al di fuori dello sparare, che comunque è un gioco bellissimo, con un open world vivo e vibrante, pieno di attività e multiplayer costruito da Dio, in cui fa proprio piacere girare, io conosco le vie, conosco le strade, le scorciatoie ed è bello. Però no, poi, cazzo, bisogna fruirlo, e se lo si fruisce così, sforzandosi, è una merda. È un peccato perché il gioco è un potenziale capolavoro, cioè è un bellissimo gioco sia il single player GTA 5, ma anche il multiplayer inteso come open world, la cura dei dettagli, il sistema di guida, il sistema di shooting. Noi comunque lodiamo sempre la cura nei dettagli che Rockstar mette in ogni suo titolo, da GTA a Red Dead Redemption 2, e ovviamente questo c'è anche in GTA Online, cioè è fatto da Dio. È un peccato che gli sia mancata quella qualità, quella cura ai dettagli che permettesse di migliorare l'esperienza di gioco, perché qui parliamo proprio di quality of life, come dice giustamente Danny Blanco. La gestione dei menu in game è assurda, bastava un tasto, cazzarola, sì, un tasto, cioè uno per aprire l'inventario. Cazzo, fai bindare i tasti? La tastiera c'ha 60 tasti, quanti ne ha? Fammeli bindare, Dio santo. Vabbè. No, è una follia. Voglio solo dire, Red Dead Online, che avete citato, sì, può piacere di più, non piacere di meno, perché alcune sostanziali differenze... Però di base è la stessa cosa, solo che è fatto meglio. Generalmente è fatto meglio. Si carica più in fretta, c'hai meno rotture di cazzo, c'hai sempre tutta una serie di cose che tu dici, ma perché non posso bindarmi le robe, farle di fretta, invece che star lì alle comodi dell'interfaccia di Rockstar? Però è comunque complessivamente migliore da quel lato lì. Sì, però ha meno contenuti, molti meno contenuti di GTA Online. Ha meno contenuti. Come? È vero. Però io lo consiglio Red Dead Online, ma per un semplice banalissimo motivo, che lo acquistate su Steam a 5 euro, ragazzi, mentre invece GTA Online non puoi acquistarlo standalone, purtroppo, perché noi tutti, io personalmente avrei voluto acquistare lo standalone, però devi acquistare proprio GTA 5 che include anche l'online. Invece secondo me è molto virtuosa e positiva questa strategia di Rockstar, che ha reso Red Dead acquistabile solo con l'online standalone a 5 euro, tra l'altro regalato, raga, prendetelo a 5 euro se vi interessa, a maggior ragione se vi intriga l'ambientazione western. No, ma è fighissimo, io mi sono divertito un botto su Red Dead Online, a me piacciono tantissimo tutti e due. Vabbè, anche su GTA Online ci siamo divertiti un botto. Di più probabilmente alla fine della fiera, però sono bellissimi tutti e due. No, io consiglio di giocarci con qualche amico, questo sempre, ecco, perché GTA Online in particolare, giocarci da solo, giocarci con qualche amico cambia tutto, cioè sono due giochi diversi, cioè io non penso di aver mai aperto GTA Online da solo, perché da solo non mi interessa, non mi diverte, ecco, per me è solo con amici. Quindi se avete qualche... non servono 20 persone, anche solo un paio di amici con cui giocarci e cambia tutto, ecco. Poi, secondo me, molto giusto quello che dice Daniel Logan, Rockstar viene dal mondo console, e si vede, sì, perché effettivamente GTA 5 anche su PC
è esattamente un pointing della versione console. Cazzo, che se tu fai tab, hai l'inventario delle armi, come si dice, la ruota focale, insomma, proprio il cerchio, no? Delle armi stile paddone. Sì, no, è un pointing lontano un miglio, però il problema è che tante cose avrebbero dovuto rifarle per l'uscita PC. Non ho capito quello che intende Royal J, che dice il più nuovo tab è preferibile per l'inventario. Sì, lo so che, cioè, sì, lo sappiamo che c'è puoi premere tab su GTA No, no, Online, no, ma però. lui dice come i per l'inventario, tab per l'inventario. È una questione di hotkey, non preoccuparti, non era in Ah, contraddizione ok. con quello che dicevi tu. Tutto Sì. Tutto a posto? a posto. Sì, leggevo che Royal J si lamentava che scatta lo streaming probabilmente, però a me, io qua ho tutti i No. valori normali, per cui fatemi sapere. Io ho aperto anche Twitch e in questo momento non scatta. Bom. E quindi ragazzi niente, così e abbiamo deciso, anche perché come vedete qua nella lista dei migliori MMO comunque c'è anche la dicitura aggiornato a X, dove X è il mese in cui è stato, a cui è stato messo mano ultimamente. E effettivamente noi ci siamo resi conto che era ora di metterci mano. Mi Tutto lì. c'è dispiaciuto, eh. È dispiaciuto perché comunque GTA Online, tra l'altro, noi ne parlavamo bene giusto nell'ultimo salotto degli MMO perché a dicembre è uscito Decaio Perico Heist, che è la più grande espansione di sempre per GTA Online, un update gratuito, quindi bello grosso. È figo che venga aggiornato e supportato ancora nel corso del tempo da Rockstar. Molto bello. E poi il Caio Perico è una missione molto figa. Però il gioco inizia a sentire il peso degli anni e soprattutto Bisogna è strano metterci mano, dai, cioè sì, non ma si poi è può. strano che paradossalmente su molte cose è andato peggiorando invece che migliorando. C'è tutti questi problemi di connettività, di disconnessione. Cioè noi quando giocavamo i primi mesi non c'erano su computer, non Sì, così è vero, è tanto, vero. non così tanto. Cioè adesso letteralmente ieri sera noi abbiamo passato tutta la sera a cercare di fare un heist, ragazzi, si disconnetteva continuamente. Esatto, scelta sofferta ma giusta, come dice Rimask, che tra l'altro aveva anche detto un'altra. Ah, esatto, aveva anche detto un'altra cosa molto vera. Senza SSD ci metti mezza giornata. Sì, guarda, questo GTA Online su una disk, cioè, le ore, guarda. E già su SSD è lento, quindi sì. Buonasera intanto a Royal J che si fa una partita su LOL, bella. Bene ragazzi, mi sono mangiato un biscotto al volo. Cosa? Ah, Noi gli argomenti ne abbiamo sì, finiti. Domande? Tu, vabbè, Plinius, cioè, riflessioni volendo vari? possiamo sempre. Io posso sempre parlarvi di qualcosa. Ci pensa Plinius, fa la magia e tira fuori Certo. qualche argomento. Però, se avete domande, noi ovviamente siamo a disposizione. Anche per concludere il discorso GTA Red Dead, anche Red Dead, io comunque sono molto critico a livello di interfaccia, quality of life, pochi contenuti, soprattutto io sono molto deluso da come sta venendo aggiornato Red Dead, perché è vero che hanno aggiunto nuove professioni, nuove armi, tutto quello che vuoi, però su un MMO ambientato nel Far West io mi aspetto altro, io mi aspetto gli assalti alle diligenze, mi aspetto le rapine alla banca, mi aspetto tutte quelle cose che hanno creato il mito del western come nei film di Sergio Leone. E GTA Red Dead Online ancora non le ha, purtroppo, è un prodotto secondo me ancora acerbo. Poi certo, per 5 euro ci sta, sono 5 euro, non 50. Però secondo me anche Red Dead non mi sta convincendo come lo sta supportando Rockstar. A me comunque diverso molto. No, è divertente, però vorrei meno contenuti single player. Cioè, ad esempio, quando mettono la professione del bounty hunter, è carino, sì, è carino. Però lì sono missioni istanziate, che tu vai lì, fai la taglia leggendaria, una missione istanziata che dura 5-10 minuti. E finite, ti dà lingotti, ti compensa con i lingotti, finisce lì. Io invece vorrei qualcosa proprio di co qualcosa che sia contestualizzato nel mondo virtuale, perché cavoli, i giochi Rockstar hanno tutti questi open world bellissimi, no? Fatti da Dio. E allora sfruttateli, porca miseria, mettete contenuti nell'open world. In questo GTA Online è fatto meglio, secondo me, ha più roba, banalmente. È anche uscito da più anni. C'è un sacco di roba. Allora, sapete Ehi. qualcosa dell'MMO di Riot Games? Sì, scusa, mi stavo finendo il biscotto, mi è preso un attacco di fame.
Allora, l'MMO di Riot Games non si sa niente nello specifico, l'altra volta ne ho parlato un po' e ho fatto vedere la mappa del mondo di gioco, eccetera. No, quello che è interessante più che altro dell'MMO di Riot Games è che Ghost Crawler, ex developer Blizzard, oggi probabilmente a capo del progetto MMO di League of Legends, ha detto su Arrivo. Twitter, ragazzi, questo è un MMO, punto. Ah, scherzo, arrivo subito, Allora, continua. quindi è curioso, no? Solitamente oggi si tende a sminuire la valenza MMO di un gioco, laddove invece Riot Games, nella persona di Ghost Crawler, ex sviluppatore, ex game designer Blizzard, tra l'altro, ha detto: no, no, questo è proprio un MMO. Quindi interessante, no? Vediamo. Poi, sul Signore degli Anelli di Amazon, penso tutto quello che si può pensare male. Direi che non abbiamo alcun dubbio sul fatto che l'MMO del Signore degli Anelli di Amazon sia in potenza molto più una ciofeca di un gioco bello. Con i precedenti di Amazon, la voglia di far soldi di Amazon e in generale l'idea che un MMO del Signore degli Anelli sarà un free to play, io dico la cagata è servita. Dopodiché vedremo ovviamente se è il caso di smentirci più avanti, anche perché adesso si sa talmente poco che è prematuro fare. L'impressione mia è questa comunque. Hype per la BlizzCon, questo dobbiamo chiederlo a Plinius. Probabilmente ci sarà o lui o Damians che solitamente si occupano di queste cose. Grandissimo, intanto Ilunga Onni diventato massivo, grande, grandissimo. Adesso anche Plinius ti ringrazia. Plinius, Ilunga Onni è diventato massivo. Grande, vero massivo. Grande. Eccoci. Scusate l'assenza, ma avevo una sete, ma avevo una sete caina e avevo finito l'acqua. Quindi ho preso il mio bicchiere per rispondere anche a Salmone Dorato. Ho preso il mio bicchiere brandizzato di Elder Scrolls Online. Non so se si vede. Sì, che però no, non è un endorsement al gioco, eh. No, dipende. Non, tu hai risposto alla domanda su LOL o anche Sì, altro? no, sì, è il Signore degli Anelli Amazon. Vai pure liscio su teso. No, allora, di Elder Scrolls Online io ci ho giocato tanto, quindi non rinnego il tempo che ho passato su quell'MMO, però è un titolo che secondo me, secondo noi, ha diversi problemi che, diciamo, gli fanno fare un passo indietro rispetto ad altri MMO sul mercato. Ha diversi problemi a livello commerciale, è un titolo molto esoso, o meglio, è un MMO molto esoso se vuoi avere accesso al pacchetto completo. Al gioco nella sua interezza, poi e poi soprattutto secondo me è un titolo che difetto ancora più grande del modello commerciale che comunque ci può stare, è il fatto che il gioco a livello di gameplay è mediocre. Diciamo che questo si poteva accettare forse nel 2014, ma oggi nel 2021 avrebbe bisogno di una bella svecchiata. Il problema è che ZeniMax continua sia ad aggiornare il gioco e continua a supportarlo con espansioni ogni anno, 3 DLC ogni anno, quindi comunque tanti contenuti in termini quantitativi, ma non lo migliora mai in termini qualitativi, nel senso che il combat system di Teso andrebbe assolutamente rifatto, cioè è un sistema di combattimento mediocre, purtroppo fatto male e pensato male, a maggior ragione per il 2021. E per cui ed è anche un titolo che presenta molte criticità a livello tecnico. Un open world, io l'ho esplorato molto, però il mio giudizio finale è che è poco interessante come open world, cioè è tutto uguale. Tu esplori, ci sono le quest, ci Mamma. sono, cioè tu basta che fai 100 metri su Teso e becchi 10 quest, 4 NPC che ti chiedono aiuto. 6 eventi dinamici che sarebbero i Dark Anchor, 4 achievement, insomma è tutto troppo uguale, tutto uguale, cioè dopo che hai esplorato una parte del mondo è come se le avessi viste tutte, ecco. Poi questo non toglie che comunque uno ci possa giocare e si possa divertire, però questo è un po' dei problemi sicuramente a livello di qualità dei contenuti, non di quantità, perché è un MMO pieno zeppo di roba, però il combat esatto, come dice Pennywise, è di legno. Cioè, se uno mi chiedesse, Plinius, qual è la definizione di legnoso,
Io direi il combat system di The Elder Scrolls Online. Ed è un peccato perché comunque il titolo è giocatissimo e Zenimax continua a supportarlo. E quest'anno, tra l'altro, uscirà la prossima espansione già annunciata, ambientata, che ci fa tornare Oblivion, Gates of Oblivion. Quindi, comunque, loro continuano a spingere, a tirare in termini di espansioni, di nuovi contenuti. Però secondo me dovrebbero calmarsi e dire quest'anno ci concentriamo sul migliorare il gioco in sé, il gioco base, perché non serve a niente costruire della roba sopra se i pilastri, le fondamenta, crollano, se non sono stabili, non sono solide le fondamenta del gioco. Combat di legno legnoso, mentre ectoplasmico è il combat di Crowfall. Per cui tu non riesci neanche a capire il range quando hitti, cosa è come ectoplasmico. Sì, infatti anche per quello, come mai si parla di Crowfall? Ci sono No, state no, lo domande. dico io come comparazione. Tu hai detto legnoso, io dico ectoplasmico, quello di Crowfall. Sì, sono d'accordo. No, e infatti è anche per quello che restiamo scettici per quanto riguarda l'MMO di Lord of the Rings sviluppato da Amazon, che sono, cioè, è uno sviluppatore diverso rispetto ovviamente a, cioè, no, io stavo parlando di Teso che è fatto da Zenimax, mentre invece Lord of the Rings fatto da Amazon sono gli stessi New World, però con questo cosa voglio dire? Che non è facile creare un sistema di combattimento in un MMO che sia ben fatto sia in termini di complessità e profondità, ma che al tempo stesso risulti accessibile e divertente. Non sono in tanti che ci sono riusciti, sono pochi. Io cito ArenaNet con Guild Wars 2. Vabbè, WoW comunque è un combat tattico di enorme profondità, però ad esempio appunto New World, ni, perché New World, se ricordate, sei sfocato in webcam, occhio, però te lo dico. Dicevo, il combat di New World invece ha dei problemi di, anch'esso di hitbox, di animazioni, di compenetrazioni, quindi comunque non è facile creare un core system che funzioni e che sia proprio divertente, speriamo. Anche per Lord of the Rings, ci speriamo tutti da grandi fan del Signore degli Anelli, però io dico ragazzi, teniamo le aspettative basse sull'MMO del Signore degli Anelli. Leggo un po' le Quello che ho domande detto intanto. anch'io, con Ah, parole un po' ok. più dure. Ah, beh sì, Askez ovviamente. No, comunque la BlizzCon la seguiremo sicuramente, cioè sono attesi grandi annunci a febbraio per la BlizzCon, quindi la BlizzCon Online, e tra l'altro sarà gratuito quest'anno, quindi non dobbiamo neanche chiedere il biglietto virtuale al PR Blizzard, si streama tutto. Questo è bello questo dietro le quinte, no? Eh no, è nel senso che gli anni scorsi le BlizzCon era a pagamento, Sì, quindi no, no, è chiaro, è chiaro. Non potevamo neanche streamarla, perché se la streamavamo voleva dire che se l'avessimo streamata avrebbe voluto dire che noi stavamo trasmettendo su Twitch un contenuto che non era gratis, Certo, no, quindi ci appropriavamo dei loro diritti, erano sì, cazzi amari. ci chiudevano il canale, detto in parole povere. Quindi invece quest'anno lo possiamo fare essendo gratis, quindi sicuramente faremo un Tour de Force per la BlizzCon, molto interessante. Ne vedremo Diablo 2 Resurrected. L'MMO definitivo, no, raga, non. Calmate No, l'hype, ma non no, vedremo cos'è che diceva quello. dell'MMO definitivo? No, diceva perché non riescono a fare l'MMO definitivo, no? Perché non riescono a fare un MMO definitivo secondo voi? Ci sono tanti motivi, ma poi secondo me è sbagliato cercare l'MMO definitivo perché ci sono gusti diversi, quindi. Il problema poi, come si diceva all'inizio, gli MMO sono una roba lunga, che vengono aggiornati, vengono cambiati, no? Allora, in un certo qual modo è anche giusto che la community sia non troppo eterogenea, perché altrimenti si rischia di ac voler accontentare tutti e l'MMO non ha più una direzione. Piuttosto è meglio avere una community un po' più ristretta, però precisa in ciò che vuole, piuttosto che, appunto, cercare di accalappiare quante più persone possibili mettendo dentro di tutto e poi non facendo bene niente, che è un po' il mantra dei nostri tempi, del resto. Sì, infatti. Daniel Logan dice, però Amazon è un colosso. Sì, un colosso che finora ha sfornato solo cagate, purtroppo. Sì, l'abbiamo, guarda, perfetto, perfetto. Ci capiamo anche a distanza. No, speriamo bene, nel senso, io spero che riescano a svoltare, a sfornare un giocone dietro l'altro. Ragazzi.
un sacco. Chat caldissima. Flinius Triggered. No, neanche tanto, dai. No, no. In Crowfall i mob non ti mollano mai, ti amano. Esatto, Bax, a noi piace solo il combat di Pathfinder, il famoso bombardamento. Sì. Guarda, per me il combat migliore resta il tab targeting strategico. Poi faceva notare qualcuno toglie la skill, ma non è vero, non la toglie del tutto, se è ben fatto. Certo, tu dici, a livello di pressione dei tasti, un action combat mi fa brillare di più se io sono uno skillato. Ma se sei skillato, brilli anche nel tab targeting, non preoccuparti. Così Sì, fai il tuo bel sì. healer, fai il tuo bel tank, hai il tuo bel ruolo, puoi fare bene il crowd control, ti studi gli encounter, le meccaniche sono interessanti, puoi interagire con gli oggetti dell'ambiente senza stare a sclerare come accade in Black Desert. Cazzo. Allora, il Lunga Onni ci chiede l'MMO del momento. Del momento. Beh, Black vabbè. Desert. No, io in realtà direi, cioè, del momento wow, nel senso che Vabbè, sì, c'è Shadowlands, è vero, c'hai ragione tu. un mese fa è uscita Shadowlands, che tra l'altro è l'espansione più venduta più velocemente nella storia di WoW, cioè l'MMO del momento è quello. Poi se nel 2021, come prevediamo, uscirà End of Dragons, la terza espansione di Guild Wars 2, se fanno un buon lavoro, allora quello potrebbe essere l'MMO del momento, però... Al momento no, cioè se ne parlerà a fine anno, se riescono a pubblicarla poi a fine anno. Diablo 2 Resurrected confermato dal buon Leonardo, dice Arimask. No, Leonardo Gaio ha fatto soltanto un occhiolino, ma non è un occhiolino riferito a Diablo 2 Remastered nello specifico, era un occhiolino riferito al fatto che Blizzard ha molti nuovi progetti e nuovi titoli in cantiere. Quindi sì, è probabile che tra questi ci sia anche qualcuno di quelli che a noi interessa. Sì, il Guild Wars 2 è assolutamente vivissimo, il Lunga Onni, giocatissimo assolutamente, lo sarà ancora di più con la nuova espansione. È un Giocatissimo buon... ancora oggi Guild Wars 2, ha voglia. Sì, ma non crediate che sia un MMO morto, a volte si vedono girare queste cose, ma sono delle fake news, cioè sono tutti MMO giocatissimi, WoW, GW2, Final Fantasy, Teso. Ma sì. BD Silma dice: gli MMO sono fatti da uomini e gli uomini sono fallibili, fallaci forse. Comunque, Sputter Tag dice: dovrebbero farli le donne. Caro Sputtertag, c'è l'MMO fatto dalle donne, è questo Wagadu Chronicles, un prodotto Madonna. commerciale che non si scusa di essere nero o queer, quindi non solo hai gli uomini e le donne, ma anche tutte le gradazioni intermedie. Promettentissimo, stiamo a vedere. Certo, sarà lunga lì però l'attesa, eh. Lì altro che 2021, 2013 lì. Sì. Comunque c'è il tuo MMO. Non solo degli uomini e non solo delle donne, ma di tutto quello che vuoi provare a costituire. Anche perché è appena finita la campagna Kickstarter, quindi stiamo a vedere un po' come anche l'MMO di League of Legends. Sono tutti, diciamo che si stanno delineando molti MMO all'orizzonte che vedremo nei prossimi anni. C'è un po' una nuova era all'orizzonte, però ovviamente bisogna aspettare anni per vedere uscire questi MMO che sono appena stati annunciati. Nei prossimi mesi invece usciranno quelli che sono più vicini nel tempo, cioè quelli che sappiamo già essere in sviluppo, come lo stesso Book of Travels che citavo prima, ad esempio. O anche Cos'è EOD che viene citato da Baxen? End of Dragons. Ah, End of Dragons, certo. O anche lo stesso Ashes of Creation, di cui siamo tutti curiosi di provare l'Alpha One. Speriamo bene, sì. Se no, si gioca ai buoni vecchi classici. Non è per forza necessario giocare a un MMORPG full-fledged con la progressione e tutto quanto gigante che dura mesi per divertirsi. Uno prende in mano anche un prodotto, diciamo dallo scope più limitato, e si diverte un botto lo stesso, dai giochi competitivi ad arene come Counter-Strike o War Thunder o tutti quelli lì, a prodotti più di progressione cooperativi come può essere un The Division, un Guild Wars 2, che pure è un MMORPG full-fledged ma non costa un cazzo, cioè
In realtà di robe da giocare ce n'è sempre un casino. Va sull'hardcore con Tarkov, viene a giocare con me, bello Tarkov. Buonasera, Squamane, grande, grandissimo. Vuoi rispondere a Daniel Logan? Sì, allora, se parliamo di Morpg, sicuramente Guild Wars 2, perché free to play, tra i free to play è il migliore. Scusami, Se parliamo. Team Ok, Mark 1 è altrimenti. diventato massivo, grandissimo Team Mark 1. Ah, grande, grazie mille. Altrimenti, appunto, io ho linkato la pagina dei migliori MMO dove consigliamo anche free to play come Path of Exile, come Warframe. Insomma, ormai li conoscete. Ah, vedo che cioè, non me l'hai detto che adesso hai scritto anche se sono tradotti in italiano. Ah sì, già che ero lì a tafagnare ho fatto anche quello. Ho Ma capito. perché Interessante. tanti chiedono, allora ho detto vaffanculo. Ah, gli hai detto vaffanculo, gli hai detto. Cioè, chi Adesso rimetto chiede. l'informazione. Sì, Bella sì. Certo, chiara, così è chiaro. a prova di utente, di utonto, A direi. prova di utonto, esatto. Bravissimo. No, no, però ci sta, è stata una buona No, idea. benissimo. Ah, ecco, Sputtertag sta farmando la collezione per lo Skyscale, devo farlo anch'io, Sputtertag. Aspettami, devo farlo Ve lo anch'io. ricordate quando abbiamo preso lo Skyscale qua in diretta? Era stato un bel momento. Minchia, io non me lo ricordo perché io non l'ho preso, che rosi. Bello. Molto comodo. Squamane invece gioca sull'emulatore di EverQuest, vedi, un uomo di cultura, Squamane. C'è sempre da vedere che io sono molto curioso Dark Age of Camelot e Warhammer Online Reckoning, soprattutto Return of Reckoning. Ah, Return of Reckoning, mi stai pressando per fare No, questo no, streaming? così, en passant. No, no, ma ci sta, effettivamente lo devo streamare, adesso appena sono più tranquillo. Anche tu devi streamarci il PvP di Sì. Crowfall. Sì, infatti devo raccogliere in me un sacco di voglia e streammarlo. Devo proprio Altrimenti raccogliere tanta voglia. ci rinunciamo e chiediamo il rimborso. Chiedo il refund, ragazzi. E in che senso? A quelli di Crowfall? Sì, io l'ho pagato, posso chiedere il refund. Ma boh, ma zio, ma certo che chiedi refund a quelli di Crowfall, sei matto? Ovvio che glielo chiedi, ma che ti tieni sto giocaccio così come adesso? Ma vaffanculo quelli di Ma Crowfall, chiedi aspettando che Askes refund! faccia lo streaming. Ma vai, Dio boh. Mi facesse guadagnare 30 euro, ma visto che costa di più il gioco dello streaming e in più ci perdo anche del tempo e della sanità mentale, go refund tutta la vita. Allora, raga, adesso mandiamo una bella mail. Press at artcraftentertainment.com. Please refund me from this game. In inglese correggiuto, no? Ma liberaci dal male. Esatto. Minchia ragazzi, Crowfall è veramente un gioco difficile da giocare, nel senso che è un gioco che non si lascia giocare con piacere, un gioco contro cui si combatte. Io quando gioco a Crowfall mi sento come quelli di Shadow of the Colossus quando si arrampicavano sul Colossus. Devi proprio scalarlo sotto Sì, una almeno marea vedo di che aspetti. Poi c'è sta laghina perenne, le spell che non partono al momento giusto, che sono una cosa. I mob che quando li targetti non riesci a vedere che debuff hanno perché compaiono i debuff dopo un po'. Ma cos'è sta cosa? Boh. Vabbè, comunque io ho fatto una promessa e almeno un altro streaming di Crowfall lo faccio. Non so quanto duro, però lo facciamo, dai, tutti insieme. Oh, è per quello che non volevo fare poi chiedere il ve lo dico, refund, facciamo capito? così, se poi va tutto in merda, speedrunniamo Doom. Finiamo lo streaming così, così mi sfogo facendo una cosa Comunque, bella. hai capito? È per quello che non volevo chiedere il refund. Sì, vabbè, ma se ti capita, chiedilo. Va bene, glielo chiedo. Avete visto che hanno fatto uscire un'IA aggressiva su Mortal 2? Fanno bene il combat, ma ancora tanti problemi pathfinding. Vabbè, un altro titolo molto estremamente promettente, con un enorme potenziale, anche se ancora un po' grezzo, un po' acerbo. Sì, Mortal Online 2 è da tenere molto sott'occhio, perché è un altro gioco che osa ed è molto apprezzabile da questo punto di vista. Poi ha una percezione nei confronti del, cioè il giocatore percepisce su Mortal un mondo grande come poche altre volte l'ho visto percepito. Non so se capisci cosa Sì, intendo, a me ha proprio stupito banalmente la resa grafica e visiva di un gioco indie sviluppato da 10 persone, cioè è clamoroso visivamente.
Bello, sì, curatissimo. da L'Unreal tenere Engine d'occhio. 4 fa tanto, è un ottimo motore grafico. Ma infatti ormai si è arrivati a un punto per cui si dovrebbe puntare sull'ottimizzazione, sull'inserzione di cose nuove, piuttosto che riguardo alla continua miglioria, diciamo, della resa estetica in termini di fotorealismo. Uno dovrebbe poter avere qualche accenno di fisica, non so, dei mantelli, dell'acqua, cose di questo tipo, dovresti avere un buon sistema di gestione di luci e ombre, e dopodiché chi se ne frega se le texture sono a 16K o una draw distance notevole, soprattutto negli MMO, quello è fondamentale. La draw Certo. distance è fondamentale, se hai un bel mondo lo devi mostrare con una draw distance enorme. Esatto, bravissimo. Un altro problema di teso che mi chiedevano prima quali sono i problemi di teso è che c'è una draw distance di 50 metri, cioè tu non vedi più in là del tuo naso, laddove invece Mortal è un vero MMO next gen, perché se vi ricordate quando l'ho streamato sono salito sulla cima di una montagna e vedevo tutta la valle, vedevo i fiumi, gli alberi, i laghi, lontani decine di chilometri, cioè se c'era un player lontano un chilometro, vedevo il player lontano un chilometro, a patto ovviamente di aver messo la grafica ad alto. Quindi sì, cioè, come fa oggigiorno nel 2021 a uscire un MMO in cui non vedi cos'hai a 100 metri? Cioè ti sembra di essere miope nel gioco, Ma certo, è non è concepibile. terrificante. Non siamo mica Silent Hill, no? Io voglio godere di un bel mondo vedendolo il più possibile. Se salgo sulla montagna è giusto che io possa godermi una vista enorme, perché anche solo quello mi dà l'incentivo di salire sulla montagna, capisci? Cioè poi, sai, spesso c'è, cioè, io dico il gameplay, il PvP, le cose, però ci sono anche questi momenti nei videogiochi. Poi c'è gente come Plinius che è più suscettibile all'esplorazione, alla visione di posti, anche un po' fine a se stessa in qualche modo, no? Godendo di essa per il mero fatto che c'è. Però lo capisco in certi aspetti, quando tu sali sulla vetta di un monte in un mondo virtuale, è bello che tu veda il mondo virtuale dall'alto e che quindi tu riesca a godere della vista come si gode nella vita reale quando si va in montagna. Ma magari poi attraverso di quello c'è tutto anche un aspetto ruolistico, tattico da considerare. E quando tu hai citato il discorso del Monte di Mortal, sotto il Monte di Mortal c'è uno stretto passo di montagna. Potenzialmente, se il gioco lo permetterà, una cosa del genere ti consente di fare da vedetta e di controllare il passo. Certo. Poi magari non ci sarà, però potenzialmente si può fare ed è tutto un Ma infatti potere. non è una cosa solo fine a se stessa, l'esplorazione, l'immersione nel mondo virtuale, è una cosa che poi si può estrinsecare anche a livello ludico, Certo. perché è vero che a me piacciono gli MMO con un buon comparto visivo, in generale con un buon comparto artistico, ma perché poi sono cose che sono complementari anche al gameplay, cioè se io vedo bene il gioco, se io vedo bene il mondo virtuale, ci gioco anche meglio, lo esploro meglio, ne fruisco meglio, quindi l'esempio che hai fatto tu è perfetto, è un esempio archetipico, quindi sì, non è solo una questione banalmente, no, che mi piace l'immersione con la grafica, cioè poi una questione di profondità che poi si esplicita nell'MMO, nelle meccaniche del gioco. Certo. Certo, Esatto, sì. pensa su GTA a conoscere i parcheggi, le scorciatoie, le robe per scappare dalla polizia, nasconderti, capito? Anche quello, ad esempio, mi viene in mente, no? Prima No, abbiamo ma citato infatti GTA. sapete ragazzi che noi siamo grandi estimatori dei mondi virtuali, che inteso non semplicemente come l'MMO, ma proprio il mondo virtuale, quindi preso nel suo insieme, con le sue meccaniche, con le sue unicità, sia da un punto di vista tecnico che visivo che ludico. Quindi sì, e sociale anche, perché poi ti permette anche di interagire con altri giocatori, quindi è Certo, un'esperienza profondamente sociale. certo. E infatti, scusa, lì dicevano Star Citizen anche, ma a proposito di quello che hai appena detto tu, no? Noi spesso ci siamo trovati qua su MMOIT ad analizzare un concetto, no? Il concetto che mi hai fatto conoscere tu in termini, diciamo, di definizione, il downtime programmato. Intanto, grazie mille, The Prime 95 che è diventato massivo, grandissimo. Il Grande, grazie. downtime programmato è quella parte di fruizione del gioco che è volutamente noiosa, tra virgolette, nella quale non Lenta. succede niente, di attesa,
che però in realtà contiene in sé i germi di un prodotto eccellente rispetto a chi non ce l'ha. E vi spiego con degli esempi. Su WoW ogni pool si doveva reccare. Il mago costruiva i panini e li dava al party che si sedeva e reccava. Quel 10-15 secondi di rec, ma forse anche 30-40, facevano sì che tu, mentre guardavi la tua animazione del PG che reccava, scrivessi in chat e quello era socialità. Immaginati nell'ottica, a me una cosa del genere è venuta in mente quando giocavo a Star Citizen, no? E c'è su GTA Online, solo che su GTA Online non ha nessun senso sfruttarla, però in Star Citizen avevano mostrato più volte questa cosa della metropolitana, con i treni che arrivano a certi orari e ci sono solo quei treni, cioè visto che il mondo non è istanziato, tu effettivamente devi prendere un treno che ti sposta fisicamente dal punto A al punto B e quindi il percorso dura un po' e sei at e attendi il treno che arriva e attendi mentre il treno va. Se tu una cosa del genere la connubi con altri player, tu mentre aspetti il treno e mentre vai col treno, c'hai il downtime programmato che però Intendere ti fa come esperire il mondo virtuale anche nella sua dimensione sociale, che è esattamente quello che... ed è una cosa di estremo valore, che oggi si è persa perché si vuole tutto subito. assolutamente. Io ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi, di abbonarvi al canale, dato che siete tantissimi stasera, quindi grazie mille, vedo chat caldissima. Grandi ragazzi, Grandi rinnovate. raga. Siamo nel 2021, l'abbonamento va rinnovato ogni mese, quindi rinnovate questi abbonamenti per supportare il progetto MMO.it e il nostro lavoro. Grandi. Comunque sì, qua hai aperto un capitolo enorme, Askezor, perché in chat si discute di Star Citizen. Sì, e beh, certo, si sa che Star Citizen quando lo nomini c'hai sempre chi lo odia e chi invece lo supporta. Adesso io, anche io non so ormai come definirmi. Io in realtà ho Io ci sono uno che ci spera tantissimo in Star Citizen, però sono estremamente scettico e mi sembra che più passi il tempo, più sia evidente che questa roba qua non va da nessuna parte. troppo lento, too little, too late. Cioè, lo sviluppo di Star Citizen è iniziato nel 2012. Poi, ok, che dicono, ma un anno se lo sono preso per costruire lo studio, cioè proprio la software house fisicamente, per fondare lo studio fisicamente. Poi un anno se lo sono preso per il cambio di motore grafico, ok. Però, nel senso, dopo un po' le scuse finiscono. Sto gioco in sviluppo da anni è ancora tutto estremamente grezzo, è ancora tutto estremamente acerbo. Noi l'abbiamo provato, no? Tu, AskZoo, hai anche l'accesso dato di fornito direttamente al PR. Però, soprattutto a me, quello che non piace da utente, da consumatore, è la totale mancanza di rispetto nei confronti della community e dei fan, che poi sono quelli che hanno finanziato il gioco, perché Star Citizen è tutto finanziato tramite crowdfunding, quindi se non fosse per la community non esisterebbe neanche come progetto. Nel senso che comunque Cloud Imperium Games non rispetta i suoi utenti nel momento in cui sistematicamente ogni volta infrange quanto promesso, ogni volta ritarda ciò che doveva uscire nel 2019. Cioè, io mi ricordo perfettamente che per quanto riguarda Squadron 42, ok? Squadron 42 è solo la campagna single player di Star Citizen. Allora io capisco che uno mi può venire a dire, ma la parte MMO di Star Citizen è una roba gigantesca, ok? Quindi ci vorranno 10 anni per vederlo. Lo posso anche capire. Però Squadron 42 è una cazzo di campagna single player. Allora che dopo 8 anni ancora non sia uscita, non si sappia nulla, voglio dire, mi lascia molto perplesso. Perché? Perché nel 2019 loro avevano annunciato che Squadron 42 sarebbe uscito nel 2020. Poi nel 2020, l'anno scorso, appunto, hanno detto, no, quest'anno non esce perché abbiamo avuto casini, c'è stato il Covid. E il problema è che non hanno neanche detto quando esce. Hanno detto quindi è rinviata a data da destinarsi. E quindi adesso. Cioè, la cosa assurda è che nel 2019, intanto un nuovo massivo, ecco. Complimenti, nuovo massivo, Grande, grande. grazie, grazie mille. Dicevo, capite che è paradossale il fatto che nel 2019 noi avevamo una finestra di lancio per Squadron 42, una finestra generica, però ce l'avevamo nel 2020.
adesso che siamo nel 2021 non abbiamo una finestra di lancio per la squadra con 42, perché se la sono rimangiata e non hanno più fornito aggiornamenti, e per me questa è una roba scandalosa. Poi è un esempio però che fa capire la strategia di comunicazione e la poca serietà e la poca professionalità che secondo me Cloud Imperium Games sta mostrando nei confronti della sua utenza pagante. Basta, è ora di cambiare. Refund anche di Star Citizen. Stiamo calmi. Refundiamo tutto. Ma quello adesso non hai pagato. Cosa refund? Non hai pagato. Refund lo stesso. Il problema in generale è qua, poi chiudiamo, anche perché io sono molto stanco e ho ancora da mangiare. E poi tra l'altro, no, ecco, voglio chiedere una cosa. Ma secondo te, adesso io posso uscire ad andare a comprarmi un pacco di tabacco alle macchinette? Chiedi a me? Anche alla chat. Beh, io so che oggi, lunedì 4 gennaio, oggi è zona arancione, quindi sì. Quindi adesso che è mezzanotte posso uscire a comprare un pacchetto di tabacco alle macchinette senza che mi fermino? Sì, ma tu vai prima di mezzanotte? Bisogna correre allora. Vabbè, adesso chiudiamo. Potrei streamare la corsa per il pacchetto di tabacco? Assolutamente. Ragazzi, tutti online per vedere la corsa di Askezo alle macchinette. PvP, ecco, no, PvP. Però allora se vuoi che facciamo questa follia, la possiamo fare. Il problema è che io non ho Twitch sul cellulare, però ho Discord. No, ma in chat alcuni dicono di no, altri dicono di sì. Ma no, aspetta, calma ragazzi. Allora, oggi è zona arancione, quindi non c'è coprifuoco. Ecco, quindi... ma il discorso è dopo le 22, anche io sono in dubbio su sta cosa. Ma a parte il fatto che non è che non puoi uscire di casa, cioè... Sì, vabbè, ma se vado con l'autocertificazione mi compro il pacchetto di tabacco. Sì, ma un isolato. Sì. E no, devo andare un po' più lontano perché quello sotto casa mia non ce l'ha il tabacco nelle macchinette. Io non posso comprarmi le sigarette confezionate, mi fanno cagare. Ah, ok, allora non dicono in chat che non si può, allora si vede che ero ignorante io. Sì, ecco, no, dovrei farmi l'autocertificazione, ma non rientra tra i casi, mi sa, di uscita. Niente, devo vivere con la fine del mio tabacco, che è finito. Vabbè, adesso. Vabbè, perché... ti cerchi rogne, esagerati, io ho visto gente che si è fatta chilometri finito. E chilometri in zona rossa, cioè, vabbè, comunque, no, fai bene, però se ti cerchi rogne, nel senso non è che poi ci sia la polizia ovunque. No, vabbè, ma è chiaro che adesso il mio dubbio era delle 22, dopodiché se mi si dice alle 22 non puoi, io non è che vado a farmi l'autocertificazione per andare a comprare un pacchetto di tabacco, sono mica matto. Vabbè. Sclererò da solo questa notte in preda a lancinanti dolori dati dalla dipendenza. Ma scusa, ma è dal 31 dicembre a Capodanno che tu hai questo problema che ti mancano le... È una cosa di una tragicità che tu non puoi neanche iniziare a comprendere. Oggi sono andato a comprare il tabacco al mio tabacchino di fiducia alle 17:30, ok? Cioè, non è che mi puoi fare una colpa se sono uscito alle 17:30 per andare a comprare il tabacco. Il problema è che scendo di casa e lo vedo che ha appena sprangato il suo negozio. Cioè io sono uscito e lui ha chiuso il negozio in faccia mia, quindi non solo sono uscito ma sono anche tornato a casa a mani vuote. Perché ti ha visto? No, vabbè, sì, c'è stato un momento awkward perché io non volevo passargli e poi dirgli ma scusa non è che posso, cosa, allora cosa ho fatto? Visto che non si può tornare indietro perché sarebbe stata una cosa sospetta, cioè non posso fermarmi in mezzo alla strada e tornare indietro, non mi sono fatto due isolati per far finta di stare andando da qualche parte e poi sono tornato a casa. Penso che sia la cosa più da vecchio che abbia mai sentito. Vabbè, si esce poco, cosa vuoi che ti dica? Fui io da vecchio, da piemontese proprio, no? Che dice, ma qui poi se mi vede pensa male, fammi fare... Esatto, e allora ho fatto finta di avere qualcosa da fare nell'isolato dopo. La roba da piemontese, io me ne frego abbastanza, però capisco. Ma a me dispiace per te perché è da 5 giorni che mi dici che hai questo problema e non l'hai ancora risolto. E ho anche buttato via 2 euro una macchinetta che mi è stata mangiata alla fine e sono riuscito a procurarmi le cartine lunghe dei fattoni. Però io non è che posso andare avanti di cartine lunghe, cioè... Ma Askezo, sei proprio un fattone. Proprio un fattone. Va bene. E vabbè, insomma... Compra 5... Ma me lo dicono tutti, mi dicono... Compra... Perché io è noto che ho questo problema. A me capita...
Il tipo primo di novembre, il 25 dicembre, il 31 di dicembre, il 25 aprile, il 2 giugno, il 15 agosto io rimango sempre senza tabacco o senza cartine o senza... Allora la gente mi dice, ma visto che a te capita spesso, ma perché non compri due pacchetti ogni volta di ogni cosa e quando ne finisci uno vai a rifornirti? Così ne hai sempre uno di riserva, no? Io gli dico, cazzo, che buona idea, è proprio vero, è la svolta. Poi però non lo faccio mai. Ma perché? Se vuoi Non lo ricco so, sei. non lo so. Vabbè, Non lo va so. bene. Esatto. No, magari. Pizza d'asporto non so neanche se si può a quest'ora. In teoria io so che consegnano fino alle 24, ma mi sa che te ormai, tempo che ordino, mi dicono ciao. Ma poi non funziona così, è un casino. No, ma niente, niente, bisogna morire. Non posso, Baxen, però solida hit. non violerò la legge solo per il mio tabacco. Domani vado e compro 5 di tutto. Sì, poi piazzo l'ordine su Amazon e compro il paccone di cartine, tipo da 1000 cartine, no? Come quello dei tabaccai. Esatto. Vedi qua, utenti esperti. Asporto fino alle 22, consegna a domicilio fino alle 24. Grandi. Scusami se mi sono preso questo momento finale, ma volevo triggerare la chat e ci sono riuscito. Sono molto contento. Grandi, raga, grazie mille dei consigli. Bene, bravi ragazzi. Bom, Assolutamente. come dicono a Torino, bom, adesso noi Boh. chiudiamo, andiamo a Si è fatta, dormire. come dicono a Roma, si è fatta una cetta. No, dove è che lo dicono? Okay. Ragazzi, è stato un piacere essere con voi anche questa sera. Abbiamo parlato in lungo e in largo e mi è piaciuto in particolare, ci sono state tante domande molto interessanti con grandi spunti. Questo sempre a riprova del fatto che non solo il salotto degli MMO è esso stesso un MMO, ma anche che la community di MMO.it è una grande community e di questo ovviamente sono molto fiero. Quindi, salutandovi e dandovi appuntamento prossimamente con i successivi streaming che ci saranno su questo canale, io cercherò di sopravvivere alla mia dipendenza e alla mia astinenza e se tutto va bene, non mi ammazzo, ci vediamo molto presto. Buonanotte da parte mia. Speriamo. E da parte di Plinius vi dico, grandi ragazzi, grazie anche stasera per aver partecipato. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di abbonarvi per supportare il nostro lavoro. Quindi anche nel 2021 si prevedono tanti streaming a bomba qui su MMO.it, quindi restate sempre connessi, aggiornati e massivi. Buonanotte ragazzi, grandi! Bella ragazzi, notte. Grandissimo The Raid che si è abbonato con Prime, vero massivo! Grande. Un altro. Grandissimo Cicala che si è abbonato con Prime, vero massivo. Grandissimo. Un altro.